Allora, possiamo iniziare? Ho contattato il direttore, sta scendendo e intanto mi ha chiesto di iniziare l'appello, quindi apriamo la seduta con l'appello, lascio la parola all'ufficio consiglio. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerconi, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stellitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presenti 17, 7 assenti più la Presidente. Bene. Dagli assenti giustificati sono Giuliano. Sì, mi trovo, Gunnella e Tosatti, perfetto. Allora, possiamo aprire la seduta di oggi con 17 presenti, ci sono 7 assenti più la Presidente e tra i 7 assenti ce ne sono 3 giustificati, sono i consiglieri Giuliano, Gunnella e Tosatti. Allora, gli scrutatori di oggi saranno il consigliere Giannone, il consigliere Lazzari e il consigliere Ciancio. E passiamo subito alla discussione degli argomenti all'ordine dei lavori di oggi. E al primo punto abbiamo la proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina a iniziativa dei consiglieri Pacetti e altri concernente l'inserimento del comma 12 bis all'articolo 2 dello Statuto di Roma Capitale, protocollo numero RC/10870 del 4 aprile 2017. Lascio quindi la parola per l'illustrazione, consigliere Pompei. Grazie Presidente. Beh, questa prima proposta credo che non possa che trovarci tutti quanti d'accordo, cioè quando si aggiunge un comma che dice Roma Capitale riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico, credo che riuscirebbe estremamente difficile anche per la persona più, come posso dire, più portata ai commenti trovarne aspetti negativi o di rilievo negativo. Tutto qui, quindi ecco, soltanto credo che per questa cosa basti semplicemente la lettura dell'articolo per trovarci tutti quanti d'accordo. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi. Bene, passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì. No. Sì.
Ci sono 13 voti favorevoli, 3 astensioni e sono i consiglieri Cerquoni, Ciancio e Vitrotti. Quindi la delibera per espressione di parere può essere approvata. Allora, al secondo punto abbiamo invece la proposta di deliberazione per espressione di parere sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina, iniziativa dei consiglieri Sturni e altri, concernente la revisione dello Statuto di Roma Capitale. Lascio la parola al consigliere Pompei. Sì, essendo presidente della Commissione Sesta è naturale che presenti io questa proposta di delibera. Mi sono preso alcuni appunti proprio perché l'argomento merita, a mio avviso, una presentazione puntuale e serena. Quindi oggi siamo chiamati ad esprimere il parere del nostro municipio sulla questa proposta di deliberazione, che è d'iniziativa di Sturni e di altri, concernente la revisione o la nuova stesura di alcuni dei 43 articoli dello Statuto vigente. Ed esattamente degli articoli 2, 5, 8, 10, 11, 20, 23, 25, 27 e 43, nonché l'introduzione di 2 ulteriori articoli, l'8 bis e il 23 bis, necessari per completare il quadro organizzativo verso cui si intende andare. Alcune delle modifiche introdotte scaturiscono dal desiderio di consentire alla comunalità di estendere la propria presenza anche in contesti extranazionali. Inserimento del comma 14 all'articolo 2, cioè Roma Capitale riconosce e promuove la cooperazione con gli enti locali e di altri paesi, ovvero di ricondurre in maniera accentuata alle possibilità offerte dall'informatica distribuita per promuovere la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alla gestione della cosa comune. Questo è il secondo periodo del primo comma dell'articolo 8 e di riferimenti alle tecnologie informatiche di cui all'ottavo comma sempre dell'articolo 8, nonché delle altre forme di consultazione previste dall'articolo 11. Difficile quindi non vederle favorevolmente, almeno per quanto ci riguarda. Altre innovazioni scaturiscono invece dall'intento di dare maggiore risalto alla partecipazione cittadina, ovvero attuare forme di democrazia diretta, ampliando le possibilità di interventi nella gestione della cosa comune, come, pur con i rimandi e successivi specifici regolamenti, viene in particolare previsto con il comma 7 dell'articolo 8, dove viene consentita l'illustrazione in Assemblea Capitolina di tutte quelle petizioni popolari sostenute da un rilevante numero di sottoscrizioni e o adesioni da parte dei cittadini. Basta in questo caso una presentazione qualificata di 30.000 firme per avere diritto di illustrare direttamente nelle sedi competenti questa, e questo è un grosso passo in avanti a mio avviso. Di solito una petizione non si nega a nessuno, però una petizione con la possibilità di illustrarla e possibilmente presentarla in maniera informatica a un certo punto potrebbe agevolare di molto la partecipazione dei cittadini. Poi con l'introduzione dell'articolo 8 bis che prevede la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina nelle questioni riguardanti l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche disponibili attraverso il bilancio partecipativo, e questa è una cosa veramente nuova che coinvolgerà nel processo decisorio anche i municipi. Questo è di questo esperimento già se ne ha notizia favorevole presso altre comunalità, tipo quella di Parigi, e vedremo quello che riusciremo a fare noi, sempre purtroppo però aspettando il relativo regolamento attuativo. Commento a parte, poi meritano le novelle apportate dall'articolo 10 riguardanti il referendum. In estrema sintesi, ecco qui merita un attimino di vederlo con attenzione, in estrema sintesi la precedente normativa li prevedeva nelle sole forme consultive, ad iniziativa dei 2/3 dell'Assemblea Capitolina e o della Giunta con l'esclusione di alcune materie, e ferme dette esclusioni nelle forme consultive ed abrogative, quindi nelle forme consultive ad iniziativa del municipio e nelle forme consultive ed abrogative ad iniziativa di un numero di cittadini sottoscrittori non inferiore all'1% dei residenti, però con un quorum partecipativo di 1/3 degli aventi diritti per il consultivo e di oltre la metà degli aventi diritti per l'abrogativo, ovviamente con vittoria della maggioranza dei voti validamente espressi. Questo quadro di riferimento, la presenza del quorum, in effetti poteva ha creato dei grossi problemi. Infatti questi quorum rendevano di fatti impensabili il ricorso al referendum comunali.
E quindi nell'intento di dare effettiva possibilità di vita a questo che è lo storico istituto di democrazia diretta, viene nella normativa proposta confermata la normativa precedente per i referendum consultivi ad iniziativa dell'Assemblea e della Giunta, con la riduzione però da 2/3 ad 1/2 dei componenti proponenti. E viene proposto l'ampliamento dell'iniziativa popolare, ferma la partecipazione di un numero di cittadini sottoscrizioni non inferiore all'1% dei residenti. E questo anche a forma di referendum propositivo, introducendo oltre al referendum consultivo abrogativo il referendum propositivo, prevedendo l'approvazione del referendum popolare, sia esso consultivo, abrogativo o propositivo, con il raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi indipendentemente dal numero dei partecipanti a voto. E questo è fondamentale. Viene qui quindi istituito il cosiddetto referendum senza quorum, che potrebbe in effetti dare una svolta a quelle che sino adesso sono stati i tentativi, purtroppo non sempre andati a buon fine, di referendum anche a livello nazionale. Quindi ovviamente questa previsione esclude dalla possibilità di referendum propositivi ed abrogativi alcune materie, ed esattamente gli statuti di Roma Capitale, degli enti, istituzioni, organismi o comunque soggetti controllati o partecipati da Roma Capitale, nonché dei regolamenti di efficacia interna comunale. Ma questo non lo fa perché per vezzo o per scelta non ragionata, ma lo fa perché è in considerazione della prevista obbligatorietà dei risultati del referendum per l'amministrazione comunale, che resta legittimata soltanto a non accogliere l'eventuale esito dei referendum consultivi, cioè che è obbligata ad accogliere i referendum propositivi e abrogativi, ma può non accogliere l'esito dei referendum consultivi, però motivandone pubblicamente il non accoglimento. A fronte di ciascuna delle tre forme di proposta referendaria di iniziativa popolare, viene peraltro consentito all'Assemblea o alla Giunta Capitolina di formulare una controproposta referendaria sulla quale si pronunceranno contestualmente gli aventi diritto al voto. Risulterà approvata quella delle due che riceverà la maggioranza dei voti validamente espressi indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto. Questo per il referendum. Completano però il quadro regolamentare le altre previsioni dell'articolo 10, quali quelle di cui al comma 4, numero delle sottoscrizioni iniziali e il comitato di ammissibilità, di cui al comma 6, adesione al comitato promotore del referendum a tutta o parte dell'eventuale delibera innovativa intervenuta sulla materia, e dei commi 9, 10, 11 e 12 relativi ai contenuti informativi demandati al regolamento degli studi di partecipazione, ai tempi e modi di effettuazione del referendum, al divieto degli stessi su materie già referendate in precedenza e da ricorso a sperimentazioni tecnologiche telematico-informatiche, che è un po' la chiave di volta per dare effettiva attuazione del numero dei partecipanti e la gestione che nelle forme tradizionali sarebbe particolarmente onerosa, in queste forme può diventare in effetti accettabile anche dal punto di vista economico. Condivisibile peraltro l'applicazione dell'articolo 11 sulle altre forme di consultazioni attivabili dall'Assemblea Capitolina su proposta della Giunta o da parte della Giunta stessa. Anche questa è una è una previsione che completa il quadro di riferimento. Detto questo, dove è difficile trovare punti di non accordo, veniamo a quello che sarà probabilmente il cavallo di battaglia di chi vorrà contestare la proposta per quanto riguarda, cioè il nuovo testo dell'articolo 23 e delle collegate modifiche del secondo comma dell'articolo 5, del terzo comma dell'articolo 25 e del ventunesimo comma dell'articolo 27, cioè il superamento della commissione della rete, storicamente legata ad un'epoca in cui l'essere femminile che si affacciava al mondo del lavoro soffriva di forme più o meno palesi di subordine e marginalizzazione derivanti da un contesto sociale che continuava a vedere la donna dedicata per natura alla semplice funzione riproduttivo familiare, anche se a volte ipocritamente indorata da poetiche attribuzioni quali quella dell'angelo del focolare. Da allora molto acqua è passata sotto i ponti. Le donne sono divenute parte a volte preminente dei contesti sociolavorativi, con le persone di sesso maschile spesso in netta minoranza e spessissimo in sottordine e,
Mentre da una parte sono le stesse donne a ritenere offensive nei loro confronti norme che prevedono riserve di posizioni a loro favore, come se fosse per loro impossibile pervenirvi per meriti personali, d'altra parte sta diventando sempre più consistente una platea di persone, sia donne che uomini, oggetto di nuove forme di discriminazione e vessazioni, a causa di specifici profili del loro essere, quali quelli relativi al genere, estrazione, condizione sociale, provenienza etnica, eccetera. All'ormai anacronistica commissione delle lette, volte alla tutela della condizione femminile nei trascorsi contesti sociolavorativi, la nuova formulazione dell'articolo 23 e delle norme ad esse collegate si pongono il ben più ampio obiettivo di promuovere e programmare, attraverso appunto la commissione divenuta delle pari opportunità, tutte quelle politiche, prassi, comportamenti ed iniziative che possono assicurare trattamenti non discriminatori o vessatori nei confronti di chiunque, fermo ovviamente l'obbligo previsto in sede statutaria di assicurare la presenza di entrambi i sessi nella giunta capitolina e negli organismi municipali, e fermo ovviamente il sottordinario. Consigliere Pompele, volevo solo dire che sta scadendo il tempo. Ho finito. Ultimo ma non meno importante è il nuovo articolo 23 bis con il quale si prevede la costituzione di una nuova commissione consigliare capitolina dedicata alla promozione politica del miglioramento, io direi adeguamento, dell'organizzazione dell'attività amministrativa di Roma Capitale con funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo in materia di ordinamento di Roma Capitale, statuto, assetti organizzativi, decentramento personale, semplificazione amministrativa, partecipazione e innovazione tecnologica, con l'intento di conferire, questa commissione possa conferire forza politica alle ormai indispensabili ed improcrastinabili adeguamenti della macchina amministrativa, sciogliendola da quella ragnatela organizzativa e regolamentare che appesantisce a volte in maniera inaccettabile lo svolgimento efficace ed efficiente dell'azione amministrativa, che deve essere e non può che essere volta al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, che rappresenta la ragione d'essere dell'organismo comunale. Ho finito, Presidente. Ci sono altri interventi? Consigliera Cerquoni. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. La questione è particolarmente delicata e riguarda non solo ovviamente quello che è stata definita la questione della parità di genere, ma anche altri piccoli aspetti, perché permettetemi di dire che da un punto di vista, se vogliamo dire anche giuridico, è un regolamento, uno statuto che è scritto male. Permettetemi una piccola battuta. Parliamo nello statuto di bilancio partecipativo, è bellissimo e perfetto, peccato che per la prima volta in 4 anni, cioè a me capita da quando sono stata eletta, per la prima volta non sono state portate in aula il bilancio completo perché le entrate non ci sono state presentate. Quindi se vogliamo fare un bilancio partecipativo, magari il prossimo anno ai cittadini forniamo non solo le uscite e gli investimenti, ma forniamo anche magari anche le entrate, cosa che quest'anno non c'è stata fornita, non ci sono state fornite. Detto questo, passo alle questioni un po' più spinose, in particolar modo facendo riferimento ai due grandi temi che mi sembrano toccati in questo statuto, che sono quello delle pari opportunità e quello della commissione innovazione tecnologica. Parto da quest'ultimo per una piccola questione. Mi sembra strano che un movimento come quello del come il 5 Stelle, che ha fatto del suo cavallo di battaglia il meno spreco di fondi pubblici e la volontà di recuperare quel buco che negli anni è stato fatto, voglia in questo caso moltiplicare le commissioni, perché moltiplicare le commissioni significa più personale, significa più fondi, significa più pagamento ai consiglieri. In particolar modo è evidente che la commissione innovazione tecnologica articolo 23 bis prevede poi un'accozzaglia di questioni che sono in realtà già previste in altre commissioni permanenti. Quindi qual è il senso? Dalle commissioni permanenti che già esistono togliamo delle parti e le facciamo confluire in questa nuova commissione per l'innovazione tecnologica?
quando le commissioni già ci sono, si lavora all'interno delle commissioni. Non c'è bisogno di moltiplicare cariche e prevedere inoltre dotazione di personale, che forse è una cosa che il Comune di Roma ha bisogno di dotazione di personale, ma non di certo di nuove commissioni, ha bisogno per lavorare in quegli ambiti dove siamo molto carenti. Io faccio anche riferimento nelle dotazioni di personale agli uffici consiglio, agli uffici del personale, nelle scuole. In una serie di situazioni noi le chiediamo invece per costituire una nuova commissione e chiedere non solo più dotazione di personale ma più fondi. E questo mi lascia abbastanza allibita, perché si sarebbe potuto trattare l'argomento in una delle commissioni permanenti già istituite, e invece chiediamo più soldi, più fondi pubblici per aumentare le commissioni. Quindi significa, per capirci, un presidente in più, nuove commissioni in più, significa che il Comune pagherà di più anche gli stessi consiglieri, la stessa maggioranza, mi pare evidente. Detto questo, e quindi già punto poco chiaro che ho trovato, si ripercuote anche su quelle che sono le commissioni municipali. Perché abbiamo modificato una commissione municipale chiamandola, se non mi sbaglio, Presidente, pari opportunità. Peccato però che le pari opportunità già c'è la commissione. Io non so se uno non se n'è accorto o c'è qualcosa che non va, ho letto male io forse. Che succede? Viene tolta quella del sociale e ne viene fatta una completamente nuova? Perché quella delle elette si legge che verrà chiamata pari opportunità, e ci faranno parte consiglieri e consigliere. Ora, io ho detto mi sarò sbagliato in questi anni, che ho pensato in quest'ultimo anno, ho pensato di entrare in una commissione sociale che si occupasse anche di pari opportunità, ora me ne trovo costituita una ex novo che si occupa di pari opportunità. Ma perché in un anno di pari opportunità significa che questo municipio e il comune non se ne è occupato nella commissione addetta a farlo? Perché la domanda a me che viene, non da consigliere ma da cittadino, è: se devono costituirla adesso le pari opportunità, in un anno non se ne sono occupati. In realtà non è così, perché in un anno o negli altri anni la commissione pari opportunità era inserita in quella del sociale. Quindi noi nelle pari opportunità, che non riguarda solo uomo e donna, ce ne siamo occupati nella commissione del sociale. Poi la commissione del sociale non la tocco perché sarà oggetto di interrogazione, quindi mi riservo di parlarne in quell'occasione. Fatto sta che stiamo istituendo una nuova commissione. La togliamo parte a quella vecchia, quindi alla quarta commissione che attualmente abbiamo, e ne formiamo una completamente nuova? Eliminiamo la commissione delle elette? A me può anche andar bene. Io spero, ma non vedo le facce soddisfatte anche dall'altra parte degli scranni di questo municipio, perché purtroppo la verità è che, mi dispiace consigliere Pompei, forse lei ha delle realtà sicuramente positive, ma io non vedo intorno a noi tanti ambienti in cui le donne sono preminenti, e le dico purtroppo perché ci guardiamo intorno, ha detto bene, siamo 8 a 16 per voi consigliere. E questo ne è un esempio, 8 donne, 16 uomini, quindi è evidente che un problema c'è. Ma le dirò di più, guardi, fratelli, le dirò di più, io non parlo quando voi parlate, quindi gradirei la stessa correttezza. Sì, per favore fate parlare, fate finire gli interventi. Ma dirò di più, guardi, come Fratelli d'Italia non abbiamo mai appoggiato le quote rosa, mai, perché crediamo, anzi, e Fratelli d'Italia ne è un esempio, avendo un leader nazionale che è una donna, avendo la candidata al Comune di Roma, avendo tantissime dirigenti donna e avendo tantissime elette sui municipi che hanno fatto la differenza nei municipi. Quindi non è una questione di quote rosa nelle quali noi non crediamo, perché le donne valgono a prescindere. Quello che non abbiamo apprezzato è un errore fatto al quale adesso si sta tentando di porre rimedio in un secondo momento, cioè se la norma statutaria dice una cosa, quella norma doveva essere rispettata per tutto il periodo. Nel momento in cui si cambiava,
si poteva cambiare la composizione della giunta. Il problema è quando si fa l'errore e poi si tenta di entrare a gamba tesa per correggere l'errore che è stato fatto sulla composizione della giunta. E questo a noi non può piacere, perché questo vorrebbe dire che se la prossima volta verrà eletto qualcun altro al posto del Movimento 5 Stelle a Roma o nei municipi, cambierà lo statuto a suo piacimento. E potrà dire nessuna donna, solo uomini, non solo donne e nessun uomo. Cioè non è che chiunque arriva può ridettare le regole del gioco. Si deve giocare, e poi giocare tra virgolette, si deve amministrare con le stesse regole, perché se ognuno arriva e se le cambia come gli pare, mi sembra che la questione non sia più ammissibile. Però detto questo, e quindi chiarendo che non è una questione di percentuali ma di capacità, credo che la questione, e leggendo purtroppo lo statuto e faccio le ultime due battute, che il problema sia un po' più grave. Cioè, all'inizio sembra, togliamo queste percentuali, non mettiamo limiti perché valutiamo un curriculum, poi però ci deve essere almeno un sesso, cioè tutti e due i sessi devono essere rappresentati. Quindi qual è la questione? O si sceglie per curriculum o si sceglie in base al sesso. Non potete prenderle tutte e due queste strade. Cioè, se mi si presentano sette curriculum di sette uomini che sono tutti bravi, io pretendo di scegliere sette uomini tutti in grado di governare e amministrare bene il territorio. Però poi mi si dice, sì, sono sette uomini, però io nello statuto, e ti ho detto quindi di sceglierli in base al curriculum, però poi in diversi articoli si fa riferimento invece a dire, va bene sette, però una donna al limite, mettiamocela dentro che fa sempre un po' bon ton, quindi al limite togliamo un maschio, un uomo bravo e ci mettiamo una donna. Allora io voglio capire, il Movimento 5 Stelle come decide di scegliere questa classe dirigente? Cioè, a parte quello che purtroppo avviene, che li scegliete su Facebook e questo ha creato un po' di ilarità in giro per il Comune di Roma, ed è successo purtroppo e l'esempio è stato sbagliato, cioè l'esempio è corretto, ma è stato sbagliato perché è evidente come poi in ottavo municipio la situazione sia finita male. Purtroppo è successo. Io spero questo non avvenga, perché la dimostrazione che diamo davanti alla cittadinanza scegliendo su Facebook delle... Cosa? È sul tema. Fate finire l'intervento, per favore. Grazie, Presidente. Sono in tema perché proprio questo è il punto. Come scegliamo la classe dirigente? Allora, se la classe dirigente si presentano sette uomini che sono capaci, o sette donne tutte capaci, o diciamo che dobbiamo metterne 3-3, 4-4, quanti ve ne pare, o diciamo che li valutiamo sul curriculum. Non è che ne valutiamo 6 sul curriculum e uno lo mettiamo perché tutti gli altri sono maschi o femmine. Cioè non ha senso. E quello che è previsto qua non ha senso. Quindi, e in questo senso concludo, è la... cercare di dare un colpo al cerchio e l'altra alla botte non funziona, perché i cittadini se ne accorgono. E se ne accorgono vedendo, e lo potranno vedere, esattamente se lo potranno, se ne sono accorti dai sondaggi, mi suggeriscono e dicono bene, perché i sondaggi purtroppo siete calati, è evidente. Questo un colpo al cerchio e l'altro alla botte, e poi detto da consiglieri che nelle commissioni delle elette hanno portato alto, concludo. Sì, ne volevo ricordare il nome, solo sì, il tempo. Sì, hanno portato alto, io ne dovremmo... Forse sono contenta che le commissioni vengano registrate in modo tale che i cittadini poi avranno anche modo di sentire quello che viene detto nelle singole commissioni consigliari, che è divertente veramente. Allora qua bisogna scegliere. Ah, come? Lo so che dà fastidio ogni tanto quando vengono dette le cose vere, ma Presidente... Per favore, fate finire l'intervento. Oh, okay. Ma Presidente, io dico quello che penso e l'ultima battuta... è su questo, è un qualcosa di scritto male, perché su tanti punti siete contraddittori. Io capisco che vi vengono dal Consiglio Comunale, ma leggetelo, proponete delle modifiche anche ai vostri superiori, se così vogliamo chiamarli, perché alcune cose sono scritte male. Le dirò l'ultima cosa, Presidente, questa vado fuori tema.
L'ultima veramente, se qualcuno pensa con illazioni, mandando mail, che possa metterci paura e che possa in qualche modo diminuire, Presidente, la mia opposizione, pensando di mettermi paura con qualche frase messa qua e là, utilizzando il vostro nome per farsi forza e mettendo in bocca a questa maggioranza. E ambiti, perché non credo sia, no, non credo sia veramente alla discussione di oggi. Ha ragione Presidente, ma visto che purtroppo c'è chi lo fa in pubblica sede, io anche mi prendo la facoltà di farlo. Sì, però magari lo doveva fare nei 10 minuti, perché ne abbiamo già spesi 3. Comunque, stia sicura che non mi fa paura. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi? Ok, se non ci sono... Mi fate capire, perché non ho capito. Non si è nessuno alzato la mano, quindi. Va bene, se non ci... Ah, consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Cari consiglieri, ci accingiamo a discutere su questa proposta che arriva dal Campidoglio, dal consigliere Sturno e altri, concernente lo statuto di Roma Capitale. La proposta mi viene da pensare formulata da finti metodisti, grillini, forse populisti. Essenzialmente, a parte l'inserimento dell'articolo 2 dopo il comma 13, il nuovo comma 14 che sostituisce la parola delle elette con pari opportunità, la sostituzione dell'articolo 8 che vorrebbe regolare gli istituti della partecipazione popolare attraverso la diminuzione del numero dei sottoscrittori. Non dimentichiamo questa piccola cosa, magari ne parliamo ancora, qualcuno potrà chiarire meglio perché da 5.000 si passa a 200. Favorire la partecipazione vuol dire avere un numero adeguato che sottoscrivono una proposta, giustamente c'era già nei commi dello statuto vigente. L'inserimento del nuovo articolo 8 bis, bilancio partecipativo, ne ha parlato la collega, l'articolo 10 sulla mobilità, sulla modalità del referendum, la sostituzione dell'articolo 11, la modifica del 2, quella delle elette, la sostituzione dell'articolo 23, commissioni pari opportunità, ma sostanzialmente vorrebbe questa nuova posizione che il Movimento 5 Stelle vorrebbe varare tardivamente due articoli che vorrebbero regolarizzare la posizione scomodissima, ripeto scomodissima, dei nominati assessori capitolini e quelli delle giunte municipali, che di fatto non hanno rispettato il comma 3 dell'articolo 25 e il comma 21 dell'articolo 27 del vigente statuto, non l'hanno assolutamente rispettato. E a tal proposito mi è venuta la curiosità di guardare municipio per municipio, e ho apprezzato molto un municipio in particolare, Presidente. Ho apprezzato il 13° a guida pentastellata, dove non l'hanno rispettata la parità di genere, ma sono stati ancora più bravi, ne hanno messe 4 di donne contro 2. Per il resto ve li posso elencare tutti, compreso il secondo, Presidente, compreso il secondo. Terzo municipio, illegittimo. Quarto municipio, illegittimo. Sesto municipio, illegittimo. Settimo municipio, 2-4, illegittimo. L'ottavo, si è dimesso il Presidente, quindi era una situazione che non racconto. Andiamo poi al 14° e al 15°, illegittimo e illegittimo. Veramente, a me dispiace molto che questo idillio è finito con i cittadini.
Anche questa proposta è in linea con i falsi modelli di sviluppo a 5 stelle basati sulla percezione del fare, ma che ahimè in questi primi 10 mesi, al netto di tutte le vicende legate agli scandali che abbiamo tutti visto della sindaca e dei suoi assessori, di fatto ai vari livelli le diverse giunte nello sconcertante immobilismo hanno iniziato e continuato l'opera disastrosa di affossare Roma, il nostro municipio, costruendo soltanto un assurdo campo di degrado generalizzato. Basta guardare i giornali e vedere l'erba alta in giro. Certo non è un appalto dove si sostituisce la betonella con dell'asfalto, e vi inviterei ad andare a guardare. Possiamo rimanere nel tema, sono nel tema. Cari consiglieri, il momento è difficile, è molto complesso. Una condizione di fragilità e la visione del degrado accompagnano i passi attraverso questa nostra grande città, e il mondo intero ci invidia questa città, ci invidia molte proposte che vengono fatte dal Campidoglio, giuste, valutandole giuste sempre, ma oggi ci guardano con occhi non benevoli e sotto gli occhi di tutti. Il gioco del cambiamento, mostrato con le lusinghe di una modernità, si è arenato con questo provvedimento. Si è arenato con questo provvedimento, si arrega solamente, come dire, vecchie logiche, antiche forme di contaminazione per il potere politico e amministrativo. Di questo si tratta. Dimenticavo che la giunta del Campidoglio è 4-6. E forse da lì parte tutto il problema. Continuo nel dire che, vedete, per me è assurdo quando c'è una grossa, anzi chiamiamola grassa dimensione di arroganza, d'opulenza, presuntuosa, per dire sempre noi sappiamo meglio di tutti fare le cose. Questo non è convincente più nella società, perché la proposta giusta potrebbe arrivare anche dall'ultimo dei consiglieri, dall'ultima delle forze politiche, ma non ci si può arrogare il diritto di essere i primi, quando invece si dà alla gente, alle strade, anche all'aria, la sola novità dei vecchismi modi di concepire la politica e la gestione amministrative. Questo fondando a volte alleanze e vicinanze che non sono chiare. Le vostre promesse sono arenate nelle sabbie mobili con questo voler assolutamente cambiare lo statuto. Un movimento che ha fatto finta di avere strumenti adatti a cambiare i modelli del passato, ma non ha restituito dignità, e con questo passaggio assolutamente vuole dimostrare che dignità non ne vuole avere, a prescindere da chi ha sbagliato. Sarebbe stato molto meglio dire in corso d'opera: sistemiamo prima le giunte, poi possiamo cambiare qualsiasi statuto. E lo statuto si cambia insieme, uno statuto che con fatica è stato redatto, approvato, e c'erano pure, il movimento c'era quando si è approvato. Tanti hanno voluto ascoltare queste promesse, ma mi sembra che in giro la situazione è cambiata. Questa posizione naturalmente va a discapito della democrazia e della partecipazione vera. Gli occhi non mentono, non riusciremo più a vedere miraggi. È tutto finito se continuiamo così. Io dico che noi siamo disposti a continuare questa battaglia, perché guardate che, l'ho ripetuto già l'altra volta, il fatto di dire che un assessore è stato nominato secondo uno statuto in difformità non è che vuol dire che è un partito che lo chiede, una forza politica. Si può opporre a quell'atto un qualsiasi cittadino. Se c'è una delibera giusta formulata da quell'assessore, io ho chiesto al segretariato generale, ma quella delibera è valevole? Io non ho trovato ancora una risposta in questo. Ci potrebbe essere un cittadino X che per la strada del Mandrione potrebbe dire, impugnare la delibera al TAR e dire l'assessore non era
legittimo per deliberare. Quindi, e questa è la domanda che ho formulato, il comma 3 dell'articolo 25 e il comma 21 dell'articolo 27 attualmente in vigore infatti recitano che fra i nominati deve essere garantita la presenza in pari numero di entrambi i sessi. Un atto per di più illegittimo, dato che con questa modifica si superano le norme anche del testo unico degli enti locali. Noi su questo daremo battaglia, lo saprete, non qua, perché il nostro è un parere, ma in Campidoglio daremo una battaglia in tutte le sedi, perché non possiamo pensare che questa battaglia, non possiamo pensare che l'unico sindaco donna possa aver pensato tutto questo con la complicità delle donne che hanno migliorato qualsiasi ambiente, sia della scuola, tutti gli ambienti lavorativi hanno migliorato sempre. La presenza della donna, da qualsiasi verbale che vedete scritto, da qualsiasi libro, dove ci sono le donne c'è stato un miglioramento straordinario di tutto quello che abbiamo fatto. Proprio per questo non dovreste permettere assolutamente di modificare questi due commi dei due articoli. Quindi ci aspettiamo che in Consiglio Comunale si possa ribaltare con un po' di buonsenso questa situazione. Ma naturalmente da quello che leggo e dalle posizioni che vedo poi in giro mi sembra che c'è come dire, un tabù, è come se ci fosse una linea pericolosa. Io sono convintissimo che in mezzo a voi ci siano delle donne che abbiano un bel curriculum, che abbiano... Sì, consigliere Ciancio, io le dico, intanto il tempo è scaduto, quindi ho concesso un minuto agli altri e un minuto anche a lei. Io sono rimasto molto perplesso dalla integrazione che ha dato all'ordinanza numero 1 la nostra Presidente per giustificare rispetto al segretariato generale perché ha solo messo al lavoro due donne. Il minuto è scaduto, quindi se può andare velocemente. Grazie. Dice perché ci sono pervenuti 14 curriculum di uomini e 4 solo di donne. Mi sembra troppo poco, mi sembra una scusa alquanto... Mi scusi, provveduta. Stiamo parlando dello Statuto di Roma Capitale o della... No. L'articolo è quello? Prego, e questa è l'ordinanza del... Sì, sono d'accordo. Appunto, rimaniamo sul tema veloce perché sono già scaduti 2 minuti sopra. Grazie, Presidente. Prego. Concludo nel dire che questa è la prova e vorrei che tutti lo guardassero, che non si può prendere in giro i cittadini con una risposta del genere. Gradirei una risposta più concreta, né tantomeno una trasformazione a babbo morto dello Statuto del Comune di Roma. Grazie. Bene, ci sono altri interventi? Consigliera Biondo? Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Sì, torno anche io sull'argomento perché non sono arrivata leggermente in ritardo, ma ho fatto in tempo a sentire la presentazione del Presidente della Commissione Regolamento su questo tema, che è stato molto specifico, ma io penso che questo modo, diciamo, di spiegare le cose confonda i cittadini. Consigliere Pompei, me lo consenta. Questo citare articoli, commi, modifiche non fa capire niente a nessuno fuori da qui. E se questa è la modalità per non spiegare ai cittadini e alla popolazione di questa città e di questo municipio quali sono effettivamente le conquiste sulle quali si torna indietro con le modifiche a questo statuto, non credo che siate riusciti nell'intento. Faccio un passo indietro, se me lo concedete, perché il tema della parità di genere nelle giunte non è un tema nuovo. Se vi ricordate, nel 2011, proprio per il mancato rispetto del principio della parità di genere, la giunta guidata dall'allora sindaco Alemanno fu azzerata. E
questo succedeva 6 anni fa, i giudici amministrativi affermarono che la presenza in giunta comunale di uomini e donne deve essere effettivamente equilibrata. Pertanto il sindaco o il presidente di municipio, scusate il mio telefono fa i capricci, deve essere pertanto il sindaco deve dare conto per motivi obiettivi e non per il fatto che sono arrivati tanti o pochi curriculum, di essere stato impossibilitato a garantire l'effettiva parità dei generi, ossia la presenza di un numero di donne tendenzialmente pari a quello degli uomini della giunta, pena la violazione di una garanzia costituzionale garantita anche a livello internazionale. A seguito di questo si è espresso anche il Consiglio di Stato, che con una sentenza recente dello scorso anno, la numero 406 del 2016, ha definito la parità di genere nelle istituzioni un ineludibile parametro di legittimità. Questo ci tenevo a dirlo per spiegare che la nostra opposizione delle ultime settimane non era pretestuosa. L'ha detto il Consiglio di Stato, che il non rispetto della parità di genere nelle giunte può precostituire un fondamento di illegittimità. E quindi ci stupisce il fatto che proprio da parte del Movimento 5 Stelle, che ha basato e ha vinto, ve ne dobbiamo dare atto, la sua campagna elettorale sul tema della legalità, della trasparenza, del rispetto delle regole, proprio oggi ci proponga invece, per superare una regola, di modificarla. Ecco, e il motivo che ha spiegato anche la giunta comunale, che mi sembra in qualche modo abbia voluto ricordare anche il consigliere Pompei, è che sembra quasi che è necessario oggi nel 2017 superare la parità di genere, perché è una questione quasi anacronistica. Ecco, noi su questo non siamo d'accordo, perché come avete detto in tanti prima di me e come abbiamo condiviso con le colleghe consigliere della maggioranza nella commissione delle elette, il tema della partecipazione delle donne alla vita politica, sociale e istituzionale è ancora di difficile affermazione, e questa cosa non possiamo negarla. Eppure, dato che fate sempre riferimento al vostro programma, che io, dopo che siete stati eletti, ho letto, perché era giusto confrontarci con una maggioranza eletta dai cittadini, avete scritto, se non lo ricordate, che siete a favore della democrazia paritaria. Ecco, allora, se anche è anche negli obiettivi del Movimento 5 Stelle, in particolar modo della città di Roma, il rispetto e il raggiungimento di una democrazia paritaria, oggi la domanda è come intendete raggiungerlo, perché su questo lo Statuto di Roma Capitale era molto più avanzato rispetto alla legge nazionale e rispetto ad altri statuti di altre città italiane. Non pensate che questo sia il modo più corretto? Però discutiamo di questa cosa. Non veniamo in consiglio solamente per esprimere un parere, perché quando arriviamo qui sappiamo già come usciremo. Avete la maggioranza, votate quello che volete, non c'è problema. Ma ci piacerebbe discutere nel merito di questa questione, ovvero della rappresentanza delle donne all'interno delle istituzioni. Non è questo il modo? Qual è il modo, consigliere Pompei, dato che è lei il relatore? Noi pensiamo che in qualche modo le difficoltà di completare le giunte in questa città, nei municipi, come ricordava prima il consigliere Ciancio, non possano in alcun modo essere un buon motivo per modificare lo Statuto di Roma Capitale. Sarebbe più onesto dire appunto che per il momento erano arrivati solamente 14 curriculum di uomini, 4 di donne, come ha scritto la Presidente Lozzi del municipio, ma che ciò non vieta all'attuale maggioranza di impegnarsi per il raggiungimento della parità di genere. Invece questa cosa vuole essere cassata in questo modo, modificando delle regole che da anni sono un vanto della nostra città, forse perché modificare le giunte potrebbe far saltare qualche accordo
all'interno della maggioranza dei 5 Stelle, però noi in questo vi richiamiamo alle vostre parole d'ordine, all'onestà, alla trasparenza, che forse sarebbero più adatte a questo contesto piuttosto che modificare e scomodare lo statuto di Roma Capitale. E l'altra domanda che io faccio e che mi piacerebbe, dato che difendete a spada tratta questa proposta che ci arriva dal Campidoglio, è: perché questa fretta? Perché non abbiamo avuto modo e tempo di discuterne anche con abbiamo fatto una commissione su questo argomento, Presidente, e invece è un tema che riguarda la popolazione e che riguarda il futuro dei cittadini e dei futuri amministratori di questa città. Perché c'è stata questa fretta? Forse perché nel frattempo il segretario generale del comune, che deve rispondere a vari municipi che hanno fatto una domanda legittima su questo, è stato bloccato, non ci può rispondere. Perché ancora non ci risponde, se sono 2 mesi che abbiamo fatto questa domanda? Se siete così sereni di essere nel giusto, il segretario generale del comune avrebbe potuto rispondere che eravate nel giusto. Vi avremmo chiesto scusa, ma così non è stato. E lo dimostra il fatto che, diciamo, l'attenzione che avete a questo tema e la convinzione con cui votate questo atto la dimostra la grande partecipazione della Giunta oggi a questo Consiglio, della Presidente del Municipio. Stiamo modificando lo Statuto di Roma Capitale, non stiamo decidendo dove mettere un po' di asfalto. È una cosa importante, e la nostra Presidente, oltretutto donna ed eletta anche sulla base del fatto che aveva delle peculiarità specifiche, non è oggi presente in sala, non è oggi presente in sala l'assessore alle pari opportunità, e questa cosa ci dispiace. L'ultima, forse avrebbero a questo punto potuto fare un atto ancora più rivoluzionario e dire che le donne in giunta non ci dovevano essere, però a questo punto avremmo assistito alle dimissioni della sindaca Raggi, perché questo potrebbe essere l'esito di un atto del genere. Un'ultima battuta sulla questione della commissione delle elette, che come sapete noi abbiamo sempre difeso, e lo può testimoniare la presidente della commissione, perché è una di quelle commissioni in cui più di tutte abbiamo provato a lavorare insieme con le consigliere, nella consapevolezza che su questi temi non esistono appartenenze ai partiti, ma esiste la volontà di tutte in quella commissione di fare dei passi avanti nelle conquiste dei diritti e nelle conquiste civili. Ecco, capisco io però che il Comune di Roma e il Movimento 5 Stelle abbiano proposto questa modifica, perché effettivamente mi dispiace dire che questa commissione, se deve funzionare come ha funzionato in questo municipio nell'ultimo anno, hanno ragione a cancellarla, perché è una commissione che è stata convocata semplicemente quando c'era da celebrare qualche ricorrenza, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'8 marzo, la festa della mamma. Abbiamo convocato una commissione delle elette per celebrare la festa della mamma. Ecco, se questo è l'utilizzo di questa commissione, allora su questo sono d'accordo, cancelliamola. Eppure negli anni passati in questa città e in questo municipio, e tuttora in tanti comuni italiani, anche comuni italiani amministrati dal Movimento 5 Stelle, vi assicuro che la presenza della commissione delle elette ha prodotto conquiste importanti, e quindi sarebbe davvero un peccato. Non capiamo in alcun modo questa fretta nel voler, consigliera Biondo, tempo scaduto, finito, anche grazie, per lei, nel voler discutere questa questione, nel voler modificare con tanta superficialità lo statuto di Roma Capitale, che ripeto è uno degli statuti più avanzati del nostro paese, e di volerlo fare oltretutto senza la minima famosa partecipazione da parte dei cittadini, dato che è una delle fonti di legge principali della nostra città. Ecco, ci sarebbe piaciuto che in questo caso avevate l'opportunità di dimostrare che veramente le vostre parole d'ordine sono la trasparenza, il rispetto delle regole, la partecipazione, e invece avete perso un'altra occasione. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliera Vitrotti. Scusate il cambio, ma grazie Presidente. Senza girarci troppo a lungo, insomma, è chiaro che vado
dritta al punto che diciamo prima anche sollevavano i miei colleghi. Perché al di là del fatto che insomma in questi giorni abbiamo preso e preso atto che siamo dei disinformati, invece diciamo ci siamo voluti far sostenere dalle norme che attualmente sono ancora in vigore, perché oggi diciamo non parliamo di strade, non parliamo di verde, non parliamo di rifiuti, ma parliamo appunto di una modifica dello statuto del Comune di Roma. E come sapete il gruppo del Partito Democratico di questo municipio già alcuni mesi fa ha intrapreso una via, diciamo così, pregiudiziale nei confronti della composizione di questa giunta. L'ha fatto servendosi degli atti preposti, quindi scrivendo al segretario generale, e il segretario generale ha risposto rispetto a questo. Io diciamo la metto così, un po' qualcuno l'accennava prima, anche rispetto alla discussione che c'è stata in commissione, e poi forse è stato anche un lapsus adesso, però nella narrazione, nel racconto delle modifiche fatte è proprio saltato questo aspetto, cioè quello che si chiede oggi è di modificare, perché poi occorre anche entrare nello specifico, il comma 3 dell'articolo 25, dove si diciamo vuole togliere sostanzialmente diciamo una delle parole chiave, che sono esattamente: fra i nominati è garantita la presenza di norma in pari numero di entrambi i sessi, mentre oggi il comma 3 diventa: fra i nominati è garantita la presenza di entrambi i sessi. Ho ascoltato anche in commissione, devo dire anche che su questo i social ci aiutano molto, magari che c'è una legge dello Stato, c'è una legge nazionale che addirittura il Movimento 5 Stelle rivendica, una legge del Rio fatta dal Partito Democratico che diciamo conosciamo bene appunto, però su questo il segretario generale ha fatto un'osservazione dicendo che nessuno diciamo mette in discussione quella legge, anzi, ma diciamo lo Statuto di Roma Capitale ha fatto una scelta diversa, del tutto compatibile con i richiami dettati, che è quella di prevedere che gli assessori, di norma e salvo specifica e motivata deroga, debbano essere per genere in numero pari. Quindi in sostanza non dice che quella legge non va bene, dice che quella legge c'è, alla quale ci si deve richiamare, ma dice che lo Statuto di Roma Capitale ha fatto una scelta differente, cioè si è semplicemente scelto di normare in modo più stabilito e più preciso la composizione delle giunte. Questo vuol dire che se una composizione della giunta è fatta da 6 persone deve essere fatta al 50%. In questo modo, purtroppo, garantiamo la parità e la democrazia paritaria. Cosa diversa è dire che c'è diciamo un canone, una misura inferiore al 40% con un arrotondamento aritmetico che lascia, esattamente come è adesso, uno sbilanciamento di genere all'interno anche di questa giunta. Quindi veramente non si capisce. Una prima contraddizione: intanto vi richiamate ad una legge che norma la rappresentanza di genere e poi prima dite, mentre raccontate lo statuto, che non avete bisogno delle quote rosa, però le difendete con quella legge, perché sono normate nella legge del Rio. Secondo, dite, ma quella è una legge che avete fatto voi e quindi non va bene, ma c'è anche uno statuto di Roma Capitale che le amministrazioni devono rispettare. E in tema di rappresentanza di genere, quello statuto era addirittura più restrittivo e più garantista rispetto a questo. E allora perché tornare indietro? Perché dire facciamo delle scelte più larghe? E soprattutto perché farlo oggi? Tra tutti i problemi che abbiamo in questa città ci siamo dovuti imbarcare, ma questa è una proposta che arriva dall'Assemblea Capitolina, per chi non lo sa,
E quindi, siccome a noi ci pervengono delle richieste da parte della maggioranza, ne dobbiamo discutere. E purtroppo. Allora, evitiamo colloqui con il pubblico, per favore. Se qualcuno si stupisce. Se qualcuno si stupisce, è un problema di chi si stupisce. Quindi guardiamo infatti, di qua. Anche noi ci stupiamo del fatto che, con tutti i problemi che abbiamo, ovviamente abbiamo messo in piedi dei cambiamenti nelle assi statutari del Comune di Roma, andando, guarda caso, proprio a cambiare l'articolo 25, il comma 3, che in questo modo andrebbe così a condonare le situazioni che sono in questo momento fuori dall'organigramma e dall'ordinamento vigente. Beh, certo, è pesante averlo, da parte di una maggioranza che, grida all'onestà, alla trasparenza. È pesante. Vado avanti. Qualcuno, giustamente, nei corridoi, un po' anche in commissione, c'è stata una discussione abbastanza accesa, anche con toni poco rispettosi, E faceva notare che appunto c'è anche un'altra situazione, che è quella del secondo municipio, che si trova in una situazione analoga. Però non citate tutti quelli che ha citato prima il mio collega Ciancio, non citate il 15° e il 14° municipio dove il segretario generale è già dovuto intervenire per cambiare le giunte, perché erano esattamente in questa situazione. In più, e veramente io resto, però si fa riferimento, e io ho avuto modo di scriverlo senza alcun problema, si fa riferimento anche a delle norme precise che sono quelle del Consiglio di Stato. Però volutamente a questo punto non si fa di nuovo riferimento allo Statuto di Roma Capitale. Cioè non si dice che c'è quel fra i nominati, la necessità di garantire una parità di genere. Perché si omette una frase del genere? Perché si citano norme, si citano note, anche autorevoli, e si inseriscono o si estrapolano dentro ai contesti come meglio ci fa comodo? Perché questo è esattamente quello che c'è nella capoccia questo movimento, questa maggioranza in Campidoglio e quindi nelle sue articolazioni. La necessità di modificare quello che in questo momento è scomodo per poter porre rimedio a delle illegittimità che purtroppo oggi andrebbero a mettere delle pregiudiziali nelle amministrazioni che fino ad oggi, ad un anno dall'insediamento, sono andate avanti. E questo lo dico perché non è che è una battaglia o un cavallo di battaglia di una parte politica, perché quando qualcheduno ci dice che per anni non abbiamo rispettato le regole, sono accuse pesanti, però poi quando si cambiano in corso d'opera per adeguarsi invece a delle illegittimità, questo come lo chiamiamo? Ditemelo voi. Ora vado a concludere, perché su questo anche gli altri consiglieri sono stati abbastanza chiari. Sulla questione della commissione delle elette, io non ho un problema di nomenclatura, però io penso che c'è proprio un problema culturale, che è emerso anche da una discussione che c'è stata all'interno del forum, Penso che se veramente noi crediamo che non c'è bisogno in questo momento di tutelare una rappresentanza e di parlare di democrazia paritaria, perché è una cosa superata, penso che c'è esattamente la necessità invece di farlo e di farlo anche di più. Per fare questo, la politica se ne è interessata. Se oggi siamo qui e siamo sempre in numero inferiore, noi donne, è perché qualcuno ha introdotto la doppia preferenza di genere, che prima non c'era. E non garantiva alle donne di poter entrare nelle istituzioni, diciamocelo. Lo sapete perché? Perché c'è la donna che fa i figli, perché concilia il tempo del lavoro col tempo della politica, perché i tempi della donna non si possono conciliare con quelli delle sere, le riunioni, gli incontri, perché tutto questo è demandato al genere femminile. Aver detto no, c'è bisogno anche di donne all'interno delle istituzioni è stato fatto attraverso una norma nazionale che è stata fortunatamente anche inserita a livello regionale, dove manca una commissione delle elette. E concludo. No, le do il tempo, giusto. E parlate con quelle donne che sono in regione e dicono manca una commissione delle elette, manca un luogo dove si possa discutere di pari opportunità.
perché se ne discute ancora poco in questo paese. È sempre troppo poco, evidentemente. Se oggi ribadiamo questo concetto, è sempre troppo poco. Concludo dicendo, io sono rimasta molto dispiaciuta, ma lo dico senza polemica, perché quando si è insediata la presidente di questo municipio ha usato delle parole che veramente sono offensive nei confronti di chi c'era prima. Perché quando si parla delle donne, delle giunte delle precedenti, che erano solite sollazzare con i politici di turno, è così brutto che solo oggi io ne trovo una spiegazione. E non ci parlate del merito, perché questa non è una questione di merito, perché qui nessuno ha aperto un caso su una singola persona, l'avremmo potuto fare. Nessuno ha parlato di moglie di o cugina di, non l'abbiamo mai fatto. Le informo che è scaduto anche il minuto in più. Però io oggi mi spiego, perché non mi posso aspettare da questa maggioranza, e purtroppo lo dico lo dissi il giorno dell'insediamento, neanche dalla prima sindaca donna, che il trattamento nei confronti delle donne e in particolare lo stato di avanzamento in cui era il Comune di Roma con il suo statuto a difesa di quella pari opportunità, purtroppo oggi venga meno, anzi purtroppo non venga meno, ma venga addirittura portato a 10 anni prima, quando solo Alemanno riuscì con le sue giunte a beccarsi 2 consigli di Stato contro e 2 pronunciamenti del TAR per ricomporre la sua giunta. Mi dispiace veramente se si dovesse tornare a questo. Vi ringrazio. Grazie a lei. Adesso ci sono altri interventi? Sì, consigliera La Zazzera. Grazie Presidente. Si sente? Niente, io sono la Presidente della Commissione Lette, quindi sono stata nominata e vorrei rispondere per parlare di questa Commissione, come è iniziata questa Commissione. Allora, noi abbiamo convocato la commissione inizialmente, quindi eravamo settembre, ottobre, a novembre, per realizzare un evento importantissimo contro la violenza sulle donne e il diritto all'infanzia e all'adolescenza. Quindi abbiamo convocato questa commissione. Ah, voglio precisare, io vorrei veramente che ci fossero le telecamere nelle commissioni per dimostrare ai cittadini il comportamento dell'opposizione. Quindi me lo auguro. Quindi continuo. Allora, la prima commissione delle elette abbiamo convocato, in realtà eravamo solo noi di maggioranza, l'opposizione non c'era. Argomenti importantissimi, delicatissimi, come la violenza sulle donne, che loro reclamano, insomma, dicono che sono attenti a questo. In realtà la prima commissione, quindi non ci conoscevamo, quindi non sapevano che noi potevamo essere inferiori a loro, quindi potevano venire per partecipare a questo evento. Quindi comunque noi siamo andati avanti, abbiamo realizzato questo evento da sole. E il bello è che un evento di una settimana, eccolo qui, questo è il volantino, ci sono varie cose, abbiamo ascoltato le assistenti sociali, abbiamo ascoltato la consulta migrante della donna migrante, abbiamo visto film dedicato ai bambini, insomma abbiamo fatto diverse cose. Quindi è durata una settimana, ma in questa settimana l'opposizione non ha partecipato nemmeno per 5 minuti. Quindi tutto questo grande interesse che loro danno a questa commissione delle elette, a che cosa potrebbero mai fare, in realtà la loro presenza in questa commissione o è assente oppure a tempo, si vedono e non si vedono. Questa è la presenza dell'opposizione nelle nostre commissioni, nella mia commissione. Quindi E questo è quello che riguarda la commissione delle elette. Per favore non commenti, per favore non commenti. Poi voglio parlare, dato che è stato detto che è stato fatto bene a togliere quella commissione. Io penso di sì, ma non perché non è stato fatto niente. Loro non hanno mai partecipato, quindi è chiaro. E che noi abbiamo riletto tutti i verbali, ce li siamo riletti tutti dei 3 anni della loro consigliatura, in cui nella loro commissione delle elette... Parole, parole, parole.
commissioni su commissioni, soldi buttati per parlare sempre dello stesso argomento, cioè la realizzazione di un centro antiviolenza. 3 anni ci hanno messo, ne hanno solo parlato tanto, speso soldi. Quindi, per favore, niente commenti, l'ho preteso prima e lo pretendo ancora. Consigliera Vidrotti, non faccia quella faccia. Ma cosa c'entra con questo? Stiamo parlando dello statuto. Stiamo parlando dello statuto, c'è la commissione eletta. Io ho ascoltato, prima e mi è stato detto di stare zitta quando veramente non c'entrava niente con la discussione. Quindi, consigliere Stelitano, io la prego. Quando arrivi tardi è chiaro che... La prego di non intervenire a sproposito. Vada avanti, consigliera Lazzazzera. Ci siamo praticamente in collaborazione, insieme la Commissione Politiche Sociali e Pari Opportunità ha realizzato questo centro antiviolenza in pochi mesi. Non c'è bisogno, vabbè, noi l'abbiamo realizzato. Consigliera Vitrotti, la smetta, per favore, la smetta, la deve smettere, lei deve far parlare anche gli altri. Scusi, l'abbiamo ascoltata senza interrompere. Consigliera Vitrotti, devo... No, allora, io vorrei che si facessero finire gli interventi, nessuno ha parlato prima, veramente, sono allora, stata molto attenta affinché non ci fossero interruzioni, quindi pretendo per tutti, veramente per tutti, anche quando ci sarà di nuovo l'opposizione, rispetto durante l'intervento. Chi non rispetta, secondo me, non dovrebbe stare in questa stanza. Allora, andate avanti. Ecco, io volevo dire che, secondo me, è una commissione in meno che farà risparmiare soldi ai cittadini e al comune, perché si lavora benissimo nella commissione politiche sociali e pari opportunità, perché abbiamo risolto tante cose, anche, molte cose anche femminili nelle politiche sociali, quindi sono tutte chiacchiere, a noi ci interessano i fatti, perché comunque noi siamo onesti. Grazie. Benissimo, ci sono altri interventi, vorrei che non ci fossero commenti, non è una discussione, consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Sì. Non è che da questa parte ci stanno i ladri, attenzione. No, ma prima gli è stato... Io immagino che... No, voglio dire, queste sono cose che nemmeno si possono sentire. Però ho capito, mi scusi... sta pure di qua. Non ma sono completamente là. D'accordo con allora, lei. Queste cose è bene che non si dicano, no? Perché potrebbe pure offendersi qualcuno. Allora, consigliera Lazzazzera, lei non dia del disonesto, così come per favore i consiglieri di prima non diano dei disonesti. Allora, devo interrompere. Ho detto siamo onesti, noi siamo onesti, non ho detto voi siete disonesti, noi siamo onesti. Cioè io parlo di noi. Allora... Ma voi siete voi? Ma la fine... Consigliera Lazzazzera, riesce a stare in silenzio, per favore? Ok, allora consigliere Carlone, lei ha ragione, non si è dato del disonesto comunque, si è detto siamo onesti, vorrei ricordare che pochi minuti fa invece è stato dato del disonesti e la scorsa volta è stato dato del marchettari, quindi c'è di tutto e di più in questa stanza, stiamo attenti tutti quanti a non offendere, per favore, consigliera Lazzazzera, per favore, ok, andiamo avanti. Allora, io vorrei, mantenete i toni tutti quanti, perché questo non può diventare un teatro di interventi che non hanno senso. Andiamo avanti. Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, volevo intanto chiarire un paio di cose prima dell'intervento che sono state dette, quindi ovviamente bisogna fare anche un po' di chiarimento. I gettoni sono sempre quelli, a prescindere, no? Cioè, nel senso, se uno lavora di più, al massimo... Vorrei che comunque rimanessimo nel tema statuto, è inerente a quello che diceva sul... Io vorrei sul tema statuto, non vorrei il botta risposta, questi ve li vedete in commissione, per favore, o ve li vedete altrove. Mi sto riferendo al discorso delle commissioni, quindi io sto dicendo questo, è in merito all'argomento. Quindi io dicevo, i gettoni sono sempre quelli, al massimo se se ne fanno 25 invece che 19 al comune, perché so di più al comune, non so 15, sono 19, se se ne fanno di più eventualmente andranno gratis sulle altre, quindi non stiamo sprecando i soldi, tranquilli. Ma oltretutto volevo chiarire anche una cosa fondamentale, che è quella che non vengono istituite nuove commissioni, vengono semplicemente assorbite. Questo era fondamentale capirlo, perché se no altrimenti magari qualcuno aveva interpretato male. Allora
Noi siamo qua per questo, quindi basta chiedere e noi siamo qua. Allora, una cosa fondamentale è questa. Bisogna capire, su questo statuto noi cambiamo più cose che sono per noi di fondamentale importanza. Allora, vorrei però partire dall'ultima che si è parlato, ovvero dalle pari opportunità, no? Io mi sembra che a volte siamo ancora veramente nell'epoca della pietra, quando si parla ancora di generi, di sesso, di razze. Cioè, vogliamo sempre in un certo qual modo cercare di quasi ghettizzare queste categorie. Io non vedo una differenza di genere, di sesso o di comunque razza. Io sono un uomo e gli esseri umani sono uguali. Allora, ogni volta, noi abbiamo avuto ad esempio la settimana dell'omotransfobia, ad esempio, no? Perché generare qualcosa e ghettizzare qualcosa? È un essere umano come tutti. La stessa cosa per la parità di genere. Ora, io quello che dico, il momento in cui noi prendiamo e mettiamo dentro le lette una commissione a parte, no? Una commissione a parte, in questo caso stiamo un po' ghettizzando, non stiamo dando l'importanza all'essere umano e nelle proprie facoltà, di quello che sa fare realmente, nei propri meriti, entrare proprio nel merito. Allora io dico, no? Bisogna anche capire che spesso e volentieri si fanno delle cose per cui si cerca di magari dare più possibilità al saper fare, no? Che al sesso. E questo, giustamente, come abbiamo detto, la legge del Rio, loro l'hanno citata, è previsto, ma è previsto 60-40, che può essere uomo-donna o donna-uomo, non è quello, è tutto quello che sta anche all'interno, che potrebbe essere 51-49, quello che sta nell'arco del range. Ora, per questo perché? Perché io non posso sinceramente pensare che magari in alcune donne, cioè alcune donne sono molto meglio degli uomini, forse anche tante, diciamolo pure, però, no, dico, non posso pensare che le donne devono essere messe 50-50, a parte il fatto che sulla cosa c'è scritto di norma, ma vorrei dirlo che non è una cosa, non è l'italiano, non è un'opinione, però vabbè, diciamo questo. E allora, quello che dico io, sinceramente non c'è bisogno di dare questa, le faccio un esempio chiaro e tondo. Una volta con un mio amico mi diceva: in guerra le donne non ci possono andare perché magari in quei giorni, no? Dice non è reattiva. Allora io ho detto: beh, no, scusate, io conosco tanti uomini che se c'hanno la febbre sembra che stanno morendo. Allora dico, allora l'egualità non possono essere sviluppate sotto forma di sesso, ma sulle qualità, qualità reali, tangibili. Se io trovo più donne capaci, metterò più donne capaci. Se troverò più uomini in quel momento, in quel contesto, metterò più uomini, come prevede anche la legge del Rio. Ora, detto questo, e vorrei soprassedere questa cosa, gli altri punti sono fondamentali. Uno è le petizioni online sono una cosa molto importante in America. Anche l'amministrazione Obama, quello che non si è parlato fino adesso, perché si è parlato solo di parità di genere, però allora, mi allargo un pochino, anche l'amministrazione Obama avevano chiesto se potevano realizzare la famosa navetta, l'Enterprise di Guerre Stellari, e giustamente sembra far ridere la cosa, ma hanno dovuto prenderlo in considerazione. Perché? Perché avevano fatto una petizione online, era fondamentale. Questo che cosa ha comportato? Ad analizzare i costi. Poi, giustamente, l'amministrazione Obama dice: per me è giusto, si può fare, però questi sono i costi che voi dovete affrontare. E giustamente il cittadino dice: no, allora se devo affrontare costi ulteriori non lo faccio. Però hanno dovuto prenderla in considerazione, perché è fondamentale. Si chiama democrazia diretta. Allora, qui stiamo parlando di democrazia, come poi il referendum. Abbiamo il referendum dove c'è la possibilità, che fino ad oggi non è stato mai possibile, di farlo propositivo. Eh beh sì, il propositivo.
perché questa è la vera forma di democrazia. Noi stiamo parlando di questo, della democrazia. E quando parliamo della democrazia, si dovrebbe citare il primo articolo della Costituzione, dove dice che il popolo è sovrano. Di conseguenza, un referendum deve avere la sua importanza, anche il propositivo deve essere propositivo, anzi vogliamo che sia propositivo, perché noi vogliamo avere una democrazia reale e non finta, perché coloro che non possono promuovere niente, parliamo che non sono in democrazia. Ora, quello che dico io è questo: oltre il fatto del referendum, che comunque ci sono senza quorum, abbiamo detto, poi perché questo dà la possibilità anche di in un certo qual senso responsabilizzare anche le persone a venire a votare, perché è stato dimostrato, non lo dico io, ci sono le statistiche su questo, e quindi di conseguenza stiamo dando anche una responsabilità ai cittadini realmente, non solo gli stiamo dicendo guarda, da oggi hai la possibilità di decidere, ma hai la possibilità di avere un peso reale, un peso reale, un peso che va a incidere su tutti noi, ed è fondamentale. A volte parecchie persone potrebbero dire sì, ma non sempre, magari può essere scelta la situazione giusta, perché magari alcuni non sanno bene la logica delle leggi e quant'altro. Beh, non è un problema, è previsto nello statuto anche l'alternativa. Noi possiamo offrire un'alternativa e loro, sempre loro, su votazione potranno votare o una o l'altra. Ma sempre i cittadini voteranno e sempre loro avranno l'ultima parte, quella decisionale. Il voto elettronico, che si risparmierà solo con quello, col voto elettronico dentro le cabine, si risparmierà il 50% dei costi. Parliamo di cose che ad oggi non è mai stato previsto questa cosa, perché non c'era realmente una democrazia diretta. E questo è fondamentale. È fondamentale perché quando mi parlate di trasparenza, questa è la vera trasparenza, cioè far votare, è loro che prendono le decisioni. Ora, quello che dico è anche, bisognerebbe insomma anche coinvolgerli anche con l'altro punto, che è ad esempio il bilancio partecipativo. Cioè, io devo avere la possibilità di indirizzare i soldi da una parte o dall'altra, perché è giusto, è un'altra forma di democrazia diretta. Io posso decidere, io no, guarda, io a me il casale non mi interessa, a me mi serve più un impianto di smaltimento dei rifiuti, benissimo, convogliamo i soldi là, ma l'ha deciso il cittadino. Perché sempre? Perché fa parte della Costituzione, ripeto, che il cittadino è sovrano, lo ripeterò migliaia e migliaia di volte. Allora, la mia impressione, non vorrei che ci stiamo attaccando sul primo punto, perché non si voglia toccare la democrazia diretta. E questo, insomma, mi lascia un po' perplesso, però vi invito a ragionare su questa cosa, vi invito a ragionare veramente su questa democrazia che stiamo dando con questo statuto ai cittadini. È un obbligo morale che dobbiamo dare a loro. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono interventi? Consigliere Giannone. Grazie Presidente. Gentili consiglieri, ho sentito molte cose in quest'Aula e sicuramente non mi è piaciuta in particolare una cosa, l'arroganza con cui si crede che i cittadini non siano in grado di capire. Non capiscono bene, perché parliamo di cose tecniche, i cittadini non capiscono quando non si dicono le cose in modo chiaro e oggettivo, perché enunciare pezzi di leggi o frasi messe così a caso potrebbe appunto indurre in errore le persone nel non comprendere il senso. Allora io vorrei approfittare per leggere i riferimenti diciamo legislativi che sono a supporto di questo tema della parità di genere, su cui sembra essere incentrato tutto il discorso di parere
oggi in discussione di questa delibera, no? Il cambiamento della la modifica, l'aggiornamento quindi dello statuto, tutto intorno alla parità di genere, è una cosa importante certamente. Allora intanto voglio leggervi alcune cose, innanzitutto partirei dal TUEL, il testo unico delle leggi che regolano l'amministrazione locale. All'articolo 6, comma 3, recita che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 91, numero 125, per promuovere, promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Bene, lo statuto di Roma Capitale recita, al già citato articolo 25, che riguarda la composizione della giunta, fra i nominati è garantita la presenza di norma in pari numero di entrambi i sessi, motivando le scelte difformemente operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità. Motivando le scelte difformemente operate vuol dire che è previsto una scelta difformemente operata, quindi è previsto semplicemente. La legge Delrio è una legge presentata dagli onorevoli Delrio e Enrico Letta, tra gli altri, oltre che Alfano ed altri, votata dal PD, e al comma 137 dell'articolo 1 recita: nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico. Benissimo, queste sono le informazioni, poi i cittadini capiscono, non c'è bisogno che glielo spieghiamo noi. Ultima considerazione, una nota del Dipartimento degli Affari Interni e Dipartimentali del Ministero dell'Interno, che sulla rappresentanza di genere specifica che al riguardo, in base al principio generale che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato usando la formula senza computare a tal fine il sindaco, e secondo prevalente giurisprudenza si è indotti a ritenere che sia legittimo includere nel calcolo degli assessori anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza del genere. Ora, è presto detto, basta fare una divisione tra numero di presenza in giunta più sindaco femminile e il totale e si fa la proporzione. Questa è la legge, poi però, per applicarla bisogna anche conoscerla. Detto ciò, con il supporto di tutta la normativa, mi chiedo quindi se non sia stata forse opportuno modificare lo statuto di Roma Capitale già 3 anni fa, perché questa cosa è nata, questa legge del 2014, ok? Ma si sarebbe dovuto studiare di più, o forse dovremmo pensare che faceva comodo lasciare le cose così com'erano, non lo so. Tanto per essere precisi, lo statuto di Roma Capitale è stato approvato con deliberazione il 7 marzo 2013, il Movimento 5 Stelle è entrato nelle istituzioni a maggio 2013 per la precisione. Alta precisione che l'unico scandalo di cui io ho notizia nella città, nel comune di Roma, è Mafia Capitale, per il quale forse qualche altro municipio, oltre ai quelli citati prima, è stato impattato, parlo del municipio decimo. Benissimo, altra informazione che volevo darvi. Allora, in queste ultime settimane che cosa stiamo assistendo? A questa giunta del settimo municipio è, come dire, stata oggetto di accuse di illegittimità, lo stiamo sentendo insieme forse ad altre, in base alla sua composizione. Allora noi come consiglieri ci chiediamo a quale legge l'opposizione PD si stia rifacendo, una legge di utilità politica forse. Ci chiediamo anche dove sia la coerenza nel Partito Democratico, ce n'è mai stata una, e soprattutto quanti partiti democratici esistano, perché non risulta che la legge Delrio appunto sia stata votata dal PD al Parlamento nazionale. Bene. Ok, ma forse dovrei parlare di un PD romano che si discosta da quello, diciamo, nazionale, o forse di un PD del settimo municipio,
che non riconosce questa legge, perché abbiamo sentito il municipio secondo è assolutamente in linea con la legge del Rio, avendo una giunta le cui percentuali sono identiche a quella della giunta del settimo municipio. Però il PD del settimo municipio si lancia in una battaglia mediatica a discredito contro il Movimento 5 Stelle. Ma non per favore. Io sto per parlando favore. Degli attacchi che stiamo ricevendo. Per favore, per favore. Devo ancora ripetere. Allora lasciamo finire, consigliera Vitrotti, questo intervento, grazie. Allora, io insisto, consigliera Vitrotti, lasci finire l'intervento. Lasci finire l'intervento. Allora, ritornando nel merito, consigliera Vitrotti, riguardo la partecipazione delle donne nelle istituzioni, la legge del Rio, lo abbiamo sentito anche prima, è sicuramente migliorativa, lo ammettiamo. Si passa da una rappresentanza di genere 50-50 prevista dallo statuto tuttora in vigore, che stiamo cambiando, ad un 40-60, un 40-60 che non è specificato essere 40 donne o 60 uomini, potrebbe anche essere il contrario, e io questo lo trovo sicuramente migliorativo, quindi non capisco perché ci si debba accanire su questo tema. Ok, il criterio quindi così enunciato non è discriminante affatto, perché non relega a priori uno dei due sessi in una posizione di svantaggio rispetto all'altro, anzi per le donne si apre la possibilità di avere una rappresentanza eventualmente anche maggiore del 50%, per me questo è migliorativo. E quindi lo statuto vigente invece è restrittivo, come anche riconosciuto da qualcuno in commissione, quindi è bene che lo si dica. Quindi io direi che dobbiamo riconoscere con un po' di onestà intellettuale che il cambiamento che l'Assemblea Capitolina sta portando a proposito non sta certo, diciamo, nel fare un favore alla nostra giunta o alla giunta del secondo municipio, naturalmente, no? Ma perché evidentemente vi sono necessità di adeguare lo statuto alla normativa, c'è una necessità di introdurre degli strumenti di partecipazione popolare a cui il Movimento 5 Stelle tiene molto e che abbiamo appena sentito dal consigliere che mi ha preceduto. Ok, quindi sinceramente io non riesco a comprendere tutta questa contrarietà rispetto a ciò che il testo del nuovo statuto sta introducendo. Si è già parlato, diciamo, dell'aspetto di genere legato a questa forma di discriminazione tra uomini e donne, di ghettizzazione in forma di categoria protetta. No, io sinceramente mi sentirei, come dire, che in qualche modo le donne debbano essere, diciamo, scelte per le proprie capacità, per le capacità che sanno esprimere, non certo perché serve, diciamo, arrivare ad un calcolo di un quoziente. Quindi per concludere, ragionando quindi sull'intero impianto della delibera, dobbiamo senz'altro evidenziare che la modifica dello statuto, oltre ad essere necessaria, quindi come dicevo prima, come adeguamento normativo, sia per promuovere la partecipazione istituzionale al femminile, ma soprattutto serve per rendere più efficace la partecipazione dei cittadini nel prendere decisioni. Quindi lo statuto introduce referendum senza quorum, referendum propositivi, digitalizzazione degli strumenti. C'è una, leggevo poco tempo fa, un rapporto di una comunità digitale indipendente che recita, che arriva alla conclusione, no, calcolando quello che è la corruzione, l'indice di corruzione percepita della corruzione percepita, dice che aumentare, arriva a una conclusione e dice che aumentare mediante gli investimenti nella digitalizzazione in Italia potrebbe portare a una riduzione del livello di corruzione. Certo, perché digitalizzare significa in qualche modo avere migliore accesso alle informazioni. Consigliere Giallone, è scaduto il tempo. Detto questo, io ritengo che tutte questa diciamo astio politico basato sul discorso della
della parità di genere sia un po' pretestuoso e serva semplicemente per evitare che altre norme possano essere inserite nello statuto. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, posso far fare l'intervento di chiusura al relatore, se serve. Non c'è bisogno, non ci sono altri interventi, fatemelo sapere. Lei come relatore, consigliere Pompei, vuole fare un intervento? Sì, grazie Presidente, ma faccio una dichiarazione di voto a questo punto. Va bene. Sì. Allora aspetti, passiamo direttamente, apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Ah, ok, consigliere Pompei, sì sì, vada tranquillamente. Grazie Presidente. Allora, come avevo, ero stato facile profeta quando avevo detto il punto che l'argomento della commissione della parità di genere e della commissione delle pari opportunità sarebbe stato il punto nodale su cui sarebbe scatenata un po', come posso dire, di contestazione. Mi fa piacere che tutto il resto non è stato toccato, quindi tutto il resto va bene, mi fa piacere. Per il resto, per quanto riguarda poi un'affermazione che è stata fatta, cioè sul fatto, dice, delle dire quello che si pensa, scusatemi la battuta, ma è proprio questo che tante volte mi preoccupa. Vabbè, detto questo, non, per quanto ci riguarda, altre cose non ce ne stanno. La modifica dello statuto è propedeutica alla modifica poi degli e l'introduzione di come posso dire, altre modifiche regolamentari che serviranno, ce l'auguriamo, a dare maggiore speditezza e maggiore trasparenza all'azione amministrativa. Per il resto, quindi, non resta che prendere atto che questo nella sua, come posso dire, nella sua totalità, l'iniziativa, la proposta di delibera è da prendere favorevolmente e da accogliere favorevolmente, perché dà inizio ad un percorso virtuoso di rivisitazione di tutti quanti gli istituti comunali per ammodernarli a quelli che sono le attuali esigenze. Gli istituti soffrono di una certa anzianità e soffrono di un contesto sociale, economico e tecnico, come posso dire, che oramai è ampiamente superato. Su questo, questo è il primo passo per iniziare questa trasformazione, questo dissodamento, chiamiamolo così, della normativa comunale, che è indispensabile per procedere. Grazie. Sì. La dichiarazione di voto è chiaro che è favorevole. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliera Cerquoni. Presidente, mi dispiace che non si sentano, che forse i primi interventi, scusate, vengono dimenticati, perché in realtà se uno riguarda le registrazioni abbiamo toccato diversi punti, quello del bilancio partecipato, quello delle commissioni, dell'aumento richiesto sui fondi all'articolo 23 bis. Mi dispiace che siamo riusciti a scoprire anche un'altra cosa, che quando le donne hanno il ciclo sono meno reattive. Saranno contenti tutti quelli che ci guardano di sapere una cosa del genere che è stata detta dalla maggioranza. Penso sia stato detto il contrario. Allora, consigliere Candigliota, consigliere Candigliota, io penso che chiunque abbia il video e riguardi il video si renderà conto che lei ha detto esattamente il contrario. Non c'è bisogno di fare questa bagarre. Possiamo andare avanti con la dichiarazione di voto? Certo, vado avanti anche se... Allora, lei non urli più, lei non offenda e non... Ma io non ho offeso nessuno, Presidente. Ho riportato quello che è stato detto. No, lei ha riportato il contrario. Scusate, ho sbagliato, io ho stato riportato il contrario, lo ammetto, quindi è stato detto dalla maggioranza il contrario. Allora, adesso smettiamola. Parlare. Consigliere Candigliota, per favore, calma. Consigliere Candigliota. Devo richiamare il regolamento, sta guardando consigliere... il pubblico. Consigliere Candigliota, non c'è bisogno, stia tranquillo, non c'è bisogno di richiamo al regolamento, stia tranquillo. Vado avanti. Sì.
Mi scuso se ho detto il contrario, quindi è stato detto che quando hanno il ciclo le donne sono più reattive. Perfetto, mi sono sbagliata, però è stato detto e quindi ne prendiamo atto. Quindi durante la guerra, poi non ho capito che succede, comunque. Quindi abbiamo parlato di bilancio, di commissioni e di aumento fondi richiesti previsti all'articolo 23 bis. Non ci ha convinto. Sì, scusate. Evitiamo i dibattiti, lasciamo parlare la consigliera Cerconi che farà la sua dichiarazione di voto. Sì. Sa che cos'è, Presidente? Che non possiamo accettare, e questo è acceso, Presidente? Sì. Non possiamo accettare, questo è molto chiaro nelle nuove norme dello Statuto, un proliferare di cariche, di commissioni, di poltrone. L'articolo 23 bis chiede un aumento di fondi, basta leggerlo. Ovviamente poi uno può dire i fondi ci servono, non ci servono, per noi è un aumento di fondi che viene richiesto per nuove commissioni. Tra l'altro c'è chi dice che rimane la commissione delle elette e diventa pari opportunità, chi invece le pari opportunità, quelle delle donne, vengono assorbite nella quarta commissione, e concludo, sì, vedremo quello che succederà. Fatto sta che ne ho sentite veramente delle belle. Detto questo, concludo dicendo questo, che percentuali, non percentuali, quote rosa, discutiamo, mi creda, Presidente, su quello che potrà interessare una parte di popolazione, forse tutti, ma i problemi veri che sentono i cittadini sono altri, mi creda. È il problema del sociale, siamo tutti d'accordo, quindi porteremo in aula, anche vi ringrazio per l'appoggio, porteremo in aula il tema del sociale, porteremo in aula... Basta, non volevo... Grazie. Porteremo in aula il tema della sicurezza, non possiamo votare a favore perché i punti li abbiamo toccati tutti, l'abbiamo spiegato abbastanza bene, non ci convince come statuto e secondo noi è scritto anche male. Grazie. Quindi Fratelli d'Italia voterà al contrario. Perfetto. Grazie Presidente. Veramente diciamo, la discussione oggi è stata utile soprattutto per mettere a fuoco alcune questioni che erano solo emerse parzialmente durante la discussione della Commissione, all'interno della quale abbiamo anche fatto diverse osservazioni, no? E alcune questioni relative anche alle strumenti di introdotti con i referendum propositivi o con l'istituzione di una nuova commissione, perché questo aveva ragione chi mi ha preceduto, di questo si tratta, visto che si parla di una istituzione di una nuova commissione. Per arrivare al punto che più ci ha animato e che in realtà non è un pretesto per non votare altro, ma è qualcosa di oggettivamente grave, perché, ripeto, avviene nel momento in cui c'è un'illegittimità da statuto attuale. Per sanare questa illegittimità si decide di intervenire sullo Statuto di Roma Capitale e adeguarlo quindi alle proprie scelte e non a quelle dell'amministrazione, e questo è un fatto grave. Quello che si citava prima, i riferimenti normativi e anche la bontà da parte di alcune leggi fatte da una forza politica che voi non riuscite neanche qualche volta a pronunciare se non con degli insulti dietro, lo ripeto, non era e non è tanto migliore di quanto era oggi lo Statuto di Roma Capitale su questo. E questo lo sapete bene, perché in questo momento questa giunta, seguendo quello statuto, non è semplicemente regolare rispetto all'ordinamento vigente. Se tutto questo non era vero, non serviva una nuova ordinanza da parte della Presidente. Perché se tutto questo era giusto, l'ordinanza per sanare il famoso articolo 25 che oggi stiamo cambiando, l'ordinanza numero 2, non avrebbe avuto motivo di esserci. Invece va a integrare, ammettendo che c'è un vulnus importante, e con questo atto si mette il punto finale dicendo: io le cose le ho fatte, adesso le cambiamo per poter mettere nero su bianco la legittimità di una cosa che ad oggi è illegittima. Questo è un fatto grave, e se c'è una bontà, o qualcosa di buono all'interno della proposta, non la vediamo. Credo che al di fuori anche dell'aula
delle aule municipali, l'Assemblea Capitolina si rimetta a discutere e ci siano anche i, diciamo, i momenti più approfonditi di farlo nella commissione preposta per poter fermare un atto che, diciamo, di fatto dà un condono a tante piccole realtà locali. Consigliera Vitrotti. E per questo, come abbiamo fatto nei mesi scorsi, il Partito Democratico, avendo già sollevato ormai da marzo, diciamo, questa preoccupazione, non può che oggi votare contrario ad una proposta di legge, sì, scusate, magari di legge, ad una proposta dell'Assemblea Capitolina, di alcuni rappresentanti della maggioranza dell'Assemblea Capitolina, che sono un nuovo favore alle tante realtà locali che evidentemente sono in affanno. Evidentemente non eravamo disinformati, ma come ho già detto abbiamo colto nel segno. Vi ringrazio. Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli. Contrari. Contrari. La prossima volta poi magari cerchiamo di essere in aula quando si vota. Astenuti. La delibera di espressione di parere viene votata favorevolmente da 13 consiglieri, ci sono 6 contrari e nessuno astenuto, quindi la delibera è approvata. Passiamo quindi al punto successivo. La proposta di risoluzione avente ad oggetto la disciplina delle chiusure domenicali e festivi relative agli esercizi commerciali e l'istituzione di un fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio. Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, abbiamo pensato, dopo le tante proteste, che era d'obbligo presentare una proposta che, tra virgolette, è ferma allo stato attuale al Senato. È una proposta che è stata fatta da Dell'Orco e approvata alla Camera, 283 votanti e 283 pareri favorevoli. Parliamo di una votazione all'unanimità da parte di tutte le forze politiche. È un atto dovuto quando si parla dei diritti del lavoratore, quindi parliamo che spesso e volentieri non c'è una tutela sotto questo profilo, perché allo stato attuale spesso e volentieri, se io mi rifiuto di andare a lavorare di domenica o un festivo, viene messa come forma di ricatto anche da parte dell'azienda in cui lavoro. Quindi di fatto non si hanno queste possibilità di scelta e soprattutto abbiamo visto che non ha portato dei vantaggi economici, ma anzi ha solo, diciamo, sponsorizzato solamente il lavoro e non i diritti dei lavoratori. Oltretutto si è visto che tutto quello, il vantaggio economico non c'è stato e si è fatto solo in maniera che si spalmasse su 7 giorni invece che su 6. Quindi la proposta dell'Orco è un'ottima proposta, perché se vogliamo dare un aiuto concreto come da proposta, c'è anche la possibilità di prevedere il fondo per il sostegno delle microimprese. Allora, se vogliamo dare un contributo, diamolo in questo senso. La cosa fondamentale
Da dire questo, che ha trovato pareri favorevoli, ma si è fermata al Senato, e parliamo dal 2014, quindi dopo gli ultimi fatti, cioè ovvero le varie manifestazioni che ci sono state, noi pensiamo che sia d'obbligo comunque prendere in mano la situazione, dal momento che comunque prevede anche degli accordi territoriali, quindi siamo chiamati in prima persona anche a poter prendere delle decisioni in merito. Ora, quello che è fondamentale, è quello che chiediamo di fatto, è affinché la sindaca possa intercedere presso le sedi di governo affinché si possa prevedere la calendarizzazione della proposta dell'orco, che dalla 7.50 che era prima è diventata la 1.6.29, quindi questo è fondamentale, perché per salvaguardare non solo il lavoratore, perché parte che non si può sentire che il 1° maggio, che è festa del lavoratore, i lavoratori lavorano, quindi non si può e non si deve, ma soprattutto è assurdo anche perché in tempi come oggi, diciamo, che la famiglia è un po' rimasta ai margini della società ormai, perché tante famiglie si sgretolano anche perché non si ha la possibilità di vivere insieme, e perché purtroppo devono provvedere al mantenimento, anche perché purtroppo il lavoro non c'è, quindi di conseguenza non ci possiamo permettere di perdere il posto di lavoro, e questo è, credo, un ricatto che noi non possiamo permettere che succeda. Grazie. Ci sono interventi? Consigliera Tripputi. Grazie Presidente. Le liberalizzazioni, queste ultime sfrenate appunto con il decreto Salva Italia, hanno fallito. C'era stato detto che dovevano essere il volano dell'economia e invece ci stanno addirittura rendendo più poveri. I livelli di povertà relativa aumentano tra coloro che lavora, sembra un paradosso. E tra questi ci sono tanti dipendenti dei centri commerciali e degli esercizi commerciali. L'economia sfrenata sta mettendo all'angolo l'uomo, le relazioni e la sua esistenza. Una volta la famiglia italiana si ritrovava la domenica e i giorni di festa per svolgere in condivisione quelle ritualità che ad alcuni, soprattutto i giovani, magari oggi, farà pure un po' sorridere, ma se ci soffermiamo a riflettere potremo scoprire che erano ritualità che tenevano saldo il tessuto sociale. Oggi la domenica e i giorni di festa non sono più giorni di pranzi in famiglia, gite, incontri. La nostra cultura ha subito una radicale metamorfosi. Siamo passati dalla domenica andando alla messa, scusate se cito questo titolo di una vecchia canzone che rispecchiava le abitudini di quei tempi, siamo passati quindi dalla domenica andando alla messa alla domenica nelle nuove cattedrali, i centri commerciali. Dietro ogni esercizio commerciale c'è un uomo che vuole vivere e non sopravvivere, un uomo che vuole vivere di emozioni, che vuole crescere con gli affetti. La società di oggi ci sta portando a non mettere più in risalto ciò di cui l'uomo ha effettivamente bisogno: relazionarsi con l'altro, curarsi dell'altro. Oggi abbiamo costruito una società dove freneticamente si brucia e si consuma. Una società dove la famiglia non trova più posto, dove i vecchi, i giovani e i bambini non sono più assistiti, curati dalla famiglia, ma lasciati ad affogare in una profonda solitudine, con conseguenze note a tutti noi, come disagi ed emarginazioni sociali. Oggi i piccoli commercianti sono degli eroi,
vi cito un commento di un esercente. Sono rimasto solo in negozio e purtroppo la mia vita è cambiata. Non ho un attimo di tregua dal lunedì alla domenica. Il lavoro è calato tantissimo. Ho dovuto a malincuore lasciare a casa due ragazzi, ma per fortuna uno ha trovato lavoro. Io rimango come un comandante di una nave e vado avanti con le mie forze e la passione per il mio lavoro. È arrivato il momento di domandarci se lavorare la domenica e festivi è una vera libertà. La domenica e feste liberano dal lavoro. Sta ad affermare che la priorità non è all'economico, ma all'umano, al gratuito, alle relazioni non commerciali ma familiari e amicali. E la liberalizzazione selvaggia forse non è la risposta, specie se, come denunciano i piccoli esercizi commerciali, a guadagnarci è solo la grande distribuzione organizzata. Una corretta regolamentazione dell'orario di apertura evita il monopolio dei grandi centri commerciali e favorisce un'articolazione dell'offerta ai consumatori e la varietà delle produzioni. E comunque questa bulimia del commercio non può ricadere sui lavoratori. L'articolo 2094 del Codice Civile definisce il lavoratore subordinato colui che si obbliga a collaborare nell'impresa alle dipendenze sotto la direzione dell'imprenditore. Il Codice Civile è stato approvato nel 1942, durante il fascismo. Al legislatore premeva sottolineare che il lavoratore sottostava al datore di lavoro, ma poi è arrivata la Repubblica. E la Costituzione si è preoccupata di considerare i lavoratori anzitutto delle persone e di limitare il potere del datore sotto forma di diritti. Il riposo è una di queste. L'articolo 36 della Costituzione prevede infatti che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale. I costituenti avevano maggiormente in mente la lezione di Newton ed Einstein rispetto ai nostri attuali politici, evidentemente. Capisco che non è una consolazione, che è una consolazione amara per coloro che vivono la quotidianità stressante dei luoghi di lavoro del commercio, ma è per sottolineare che i lavoratori che vogliono porre un freno al turbo commercio hanno dalla loro parte, oltre il buonsenso, anche la fonte primaria del nostro ordinamento, appunto la Costituzione. Questa proposta di legge è promossa addirittura dalla Conferenza Episcopale Italiana. Cito una frase del Papa: è giunto il momento di domandarci se quella di lavorare la domenica e festa e i festivi è una vera libertà. Stiamo perdendo questa scienza, questa saggezza, ha aggiunto il Papa, di giocare con i nostri figli la domenica in famiglia, a perdere tempo con i nostri figli. La crisi economica ci spinge a questo, a perdere lo spazio della gratuità. Concludo dicendo, una persona che lavora dovrebbe avere anche il tempo per ritemprarsi, stare con la famiglia, divertirsi, leggere, ascoltare musica, praticare uno sport. Quando un'attività non lascia spazio a uno svago salutare, a un riposo riparatore, allora diventa schiavitù. Citazione di Papa Francesco. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, io passerei a questo punto alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Ah, c'è un intervento, consigliere. Ah, dichiarazioni di voto, sì. Presidenti, consiglieri, vedete, materie così importanti che riguardano la vita di tanti cittadini vanno legiferate in materia in maniera puntuale. E la domanda che io da cittadino mi faccio, e prima ne stavamo parlando, quindi i ristoranti che sono sulla spiaggia o i chioschi bar che lavorano solo nei giorni festivi o il weekend, chiudiamo anche quelli? O ci rivolgiamo solamente a determinate categorie? Cioè, o siamo precisi su determinate situazioni o creiamo problemi. Allora,
Posso andare? Perfetto. Allora la questione diventa non tanto se si è d'accordo o se non si è d'accordo, apro e chiudo parentesi, e per questo dico che Fratelli d'Italia si asterrà dal votare, perché molte volte in questo Consiglio ci è stato fatto presente che abbiamo portato materie e discussioni non attinenti alla competenza del Consiglio Municipale. È evidente come la situazione sia già arrivata al Senato, è stato detto, e quindi non vediamo che apporto possa dare il municipio in questo senso. Tante volte ci sono state respinte delle proposte perché non erano di competenza. Mi scusi dal pubblico, le posso un attimo, non si può. Allora, non si può in questo momento, io magari più tardi vi lascio la parola se c'è bisogno, interrompendo il Consiglio, perché sì, perché non si può, devo interrompere il Consiglio per farvi parlare, assolutamente. Presidente, allora, sì, ma... Basta, vi prego. Mi spiego meglio, noi come municipio... No, lei... Sì, pur noi come municipio non abbiamo la competenza per decidere una questione del genere. Quindi se qualcuno è venuto qui oggi pensando che questo municipio possa decidere solo per questo municipio, mi dispiace, ma gli hanno detto una cosa che non è, perché bisogna essere molto chiari su quello che stiamo votando, ed è per questo che ci asterremo, perché molte delle considerazioni che sono state fatte prima Fratelli d'Italia le porta avanti da sempre. Il puntare sulla famiglia, sullo stare insieme, su un bilanciamento del lavoro e della vita privata è fondamentale per avere dei cittadini che siano sani. Quindi noi su questi punti siamo d'accordo, ma noi come municipio, mi dispiace dirlo, non abbiamo la competenza. Quindi noi oggi purtroppo, glielo dico io purtroppo, noi in questa materia... Cerquoni, non è un dialogo con il pubblico, li facciamo parlare dopo. Ha ragione. Okay. Noi in questa materia non abbiamo competenza, non possiamo scegliere. È questo che sto dicendo, è per questo che ci asteniamo, perché se noi oggi dovessimo votare una cosa del genere, e se, sicuramente la maggioranza lo farà, io tra un mese, tra due mesi, come controllo e garanzia, chiederò di verificare se questa maggioranza è stata capace di farlo o no, e non potrà essere capace perché non ne ha la competenza. Allora io voglio evitare di prendere in giro i cittadini come persona prima di tutto, perché sono giovane, perché lavoro e perché so i sacrifici che si fanno, perché non crede, qualcuno non pensasse che venire qua significa avere uno stipendio, si fanno tre lavori per portare avanti uno, per portare a casa uno stipendio che ti permetta di vivere decentemente, quindi io conosco molto bene quali sono le fatiche e non mi sento, come Fratelli d'Italia, lo ripeto, capace oggi di votare una cosa che prende in giro i cittadini, ma non perché è una cosa che non ha basi. Scusi, ha ragione, concludo perché prima sono stata interrotta, semplicemente perché noi, un attimino, perché sono stata interrotta, riprendo, perché noi non abbiamo la competenza. Detto questo, oltre a non avere la competenza, ci sembra poco chiaro quello che è stato scritto, perché in alcuni ho finito, perché in alcuni settori questo può valere, io sono d'accordo, in altri settori che vivono esclusivamente nei festivi e nei weekend, per esempio, questo non è possibile perché significherebbe ammazzarli invece che dare una mano. In altri settori sì, ma purtroppo, stando al Senato e capendo bene che la competenza è del Senato e non è di un municipio, se noi oggi votiamo e tra due mesi vediamo che cosa abbiamo fatto, non abbiamo fatto nulla perché non ne abbiamo la competenza, è una questione di competenza, punto. Quindi ci asteniamo. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Biondo. Grazie Presidente, sarò molto veloce perché alcune cose le ha anticipate la consigliera Cerconi. Non è chiaro da questa proposta se tutti i settori devono essere esclusi o se solamente alcuni. Penso ad esempio, per fare un esempio rispetto a quello che è stato detto prima, se la domenica devono essere chiusi anche i ristoranti di Ostia e Fiumicino. Perché questa è una domanda che ci dobbiamo fare, oppure se possiamo regolamentare solamente alcuni settori. Sul commercio di vicinato io sono d'accordo con questa proposta, perché penso che l'apertura selvaggia non faccia bene non solamente ai lavoratori ma anche ai consumatori. E però vi vorrei ricordare che la lentezza che citava prima il consigliere che ha presentato la proposta di legge è reale, avete ragione, è dovuta al bicameralismo perfetto,
che voleva essere cancellato con la riforma costituzionale, ma alla quale voi avete votato no, e quindi la lentezza è dovuta al nostro sistema istituzionale. Forse oggi vi rendete conto che molte più cose si sarebbero potute discutere e approvare alla Camera e al Senato se il sistema fosse stato più snello. Non è così, noi come al solito, pur rimanendo in aula, non partecipiamo al voto. Questa volta senza nessun rammarico. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, qui si entra in merito a una proposta che non è la nostra. Ah, bene, quindi ci ha lasciato da soli. Dicevo, non è una proposta, noi non entriamo in merito della proposta, la proposta è la proposta dell'Orco, sta al Senato, inviterei chi vuole leggerla di andarla a vedere come abbiamo fatto noi, ci siamo informati, abbiamo vista, effettivamente era una buona proposta, quindi votata, ricordo, 283 votanti, 283 favorevoli, tutte le forze politiche. Ora, quello che sto dicendo è solo questo, noi stiamo chiedendo alla sindaca, Noi come municipio stiamo chiedendo alla sindaca di andare presso, c'è scritto qua, non credo che ci serva qualcuno che è, lo rileggo così, presso le sedi di governo, data l'urgenza al fine di poter prevedere la calendarizzazione in Senato. Non lo dobbiamo fare noi, lo devono fare loro, l'abbiamo fatto per la Bolkestein, sono andati alla Camera, se non erro, quindi noi abbiamo competenza e dobbiamo avere una competenza, dobbiamo dare voce in capitolo, quindi invito a leggere queste cose, poi per il discorso di come e quando e perché ci sono anche le competenze territoriali, se vi fosse presa la briga di leggerla, forse oggi stavo parlando di altro, comunque noi siamo molto ma molto favorevoli, grazie. Bene, allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Dunque sì, ci sono 12 voti favorevoli e un astenuto, non votano 4 consiglieri e sono i consiglieri del PD Ciancio, Biondo, Gugliotta e Stelitano, quindi l'atto viene approvato. Abbiamo concluso qui la nostra discussione, io non lo so, lei no. Ancora? No, va bene. Va bene, allora chiudo qui intanto il consiglio, così abbiamo vogliamo ascoltare anche se volevano intervenire i cittadini, i commercianti, bene. Grazie a tutti, grazie per l'intervento. Approfittiamo di questa sezione perché abbiamo appreso con piacere che anche nei municipi, al di là della competenza o non competenza, finalmente venisse preso in considerazione un elemento così fondamentale. Insomma, io credo che la richiesta ci ha fatto molto piacere, insomma, che è passata come voto favorevole, la possibilità di sollecitare questa approvazione di questo emendamento, perché il discorso è per tutti i lavoratori del commercio, purtroppo questa questione del mancato riposo e del lavoro domenicale è al di là del fatto che va contro addirittura un articolo della Costituzione, ma è proprio una questione di difficoltà di vivere la vita sociale, cioè i lavoratori purtroppo
purtroppo sono in questo momento ricattati dalla non lavori, ok, non vuoi lavorare la domenica, ne trovo un altro che lavora la domenica, quindi fuori il lavoro non si trova, dobbiamo essere lavoratori che dobbiamo sempre dire di sì qui in qualsiasi cosa, quindi anche al riposo del lavoro notturno, il lavoro domenicale, bisogna lavorare ogni volta che il datore di lavoro le chiede. Quindi questo decreto che chiamato Salve Italia del 2011 purtroppo ha dato possibilità al datore di lavoro di fare veramente ormai quello che vuole, di stare aperto tutte le domeniche ormai, perché poi portando ormai la contrattazione a livello personale, non più territoriale, qui ormai c'è una contrattazione che va tra il datore di lavoro e il lavoratore, soprattutto nei piccoli luoghi di lavoro. E abbiamo ormai i dati che non ci nascondono che purtroppo, tra l'altro, le aperture domenicali non sono servite a nulla, sono state uno spreco di denaro e che comunque non è quello che ci consente di far crescere i profitti, perché il consumismo ci porta soltanto a creare altro disagio per i lavoratori e per la cittadinanza e per la vita sociale. Non è questo, cioè finché non mettiamo il denaro nelle tasche di chi lavora e di chi può spendere, il consumo non aumenterà mai, non ci sarà mai profitto e non si riuscirà mai a risolvere nulla. Allora noi siamo dei lavoratori del commercio, tra l'altro rappresentati da un'organizzazione sindacale di base che è la CUB, che è una delle poche organizzazioni che anche su questo tema riesce a sollevare un attimo le richieste dei lavoratori, perché poi il problema è che le altre organizzazioni sindacali in questa in come in tutte le altre situazioni comunque appoggiano i favoritismi aziendali e non riescono a garantire comunque i diritti dei lavoratori. Quindi noi chiediamo sicuramente questo benedetto riposo, che non sia più il mercoledì come ormai è diventato negli esercizi commerciali, perché purtroppo poi la famiglia, i bambini, uno li riesce a vivere di domenica, perché il mercoledì ad esempio stanno a scuola, ad esempio, questi non lo so, prima o poi speriamo che qualcuno ritorni sui suoi passi e riesca a chiudere tutte le domeniche e che la domenica ridiventi un giorno di famiglia e non più di centro commerciale, punto. Grazie. Per leggere una lettera che ho ricevuto da parte di una lavoratrice, per mettervi un po' a conoscenza, di un centro commerciale. C'è qualche errore scritta un po' così, lasciamola passare, ma perché viene proprio dalla sua bocca. Buonasera, mi chiamo Lorica e le scrivo a nome anche dei miei colleghi per evidenziare un grosso disagio lavorativo. In tutti questi anni lavorativi puntualmente ogni anno arriva qualche avviso dalla prefettura che permette al centro commerciale di rimanere aperto nei giorni festivi nazionali e patronali. Nel 2005 il centro commerciale rimaneva chiuso in tutti i giorni festivi e le domeniche, dall'inizio di gennaio alla Domenica delle Palme. Poi pian piano si annullavano le feste come 8 dicembre, aperti tutte le domeniche fino ad arrivare l'anno scorso a rimanere aperti il giorno della Pasquetta, e quest'anno saremo aperti anche il 1° maggio. È un fatto molto ridicolo e contraddittorio, poiché non si tratta di lavoro di sicurezza né ospedaliero. Nei centri commerciali lavorano categorie di lavoratori non protette e facili da tenere a bada, perché fanno parte di quei lavoratori che, se non si adeguano ai ritmi lavorativi dei centri commerciali, si rimpiazzano facilmente. Vedi baristi, commesse, parrucchieri, eccetera. Chi lavora in questi centri toglie del tempo prezioso alla propria famiglia, non potendo esserci nei giorni più importanti delle festività, in cui era tradizione riunirsi con i familiari e amici. È difficile mantenere in piedi una vita familiare normale favorendola dentro, e si va avanti solo perché fuori è difficile trovare lavoro, quindi si è costretti a sopportare questi ritmi. In questa zona, si parla del nostro municipio, ci sono tanti centri commerciali aperti e offrono tutti lo stesso servizio, non primario per la vita.
supermercati e gli stessi negozi di abbigliamento e altro. In un raggio di 6-8 km ci sono Carrefour Tor Vergata, Carrefour Romanina, Petrocelli, Domus, Anagnina, Ikea, OVS, Globo, Decathlon, MediaWorld, Combipel e tanti altri ancora, nei quali lavorano persone che ogni festa, ogni domenica, raggiungono il proprio posto di lavoro con i mezzi pubblici, che nei giorni festivi passano a dir poco ogni due ore. Perché gli stipendi buoni dei lavoratori in questi posti girano intorno ai 700-800 euro netti, con rassegnazione che nessuno si preoccupa di loro, che anche questa festa non possono stare con le loro famiglie e a conservare gli affetti, le tradizioni, i ricordi che ognuno ha nella propria famiglia. Avrei tanto da dire su questo argomento, ma ciò che è noto e che si mette più a rischio con l'apertura continua di questi posti è la famiglia. Noi che siamo genitori soffriamo e i nostri figli soffrono la nostra assenza. Chi viene a passare le domeniche là dentro e a fare la passeggiata senza fare acquisti danneggia l'essenza di questa città, che è circondata da posti meravigliosi da visitare, ma di sicuro il marketing potente di questi centri uccide ogni piccola gelateria, pizzeria ed altre attività culturali, così come accade in tutti i paesi europei. Non parlando dei contratti collettivi nazionali, che non riguardano in dettaglio chi lavora nei centri commerciali, sia come prestazione di ore lavorative, sia come giorni lavorativi. Delle volte ci si trova a lavorare 9 o 10 giorni di seguito per coprire i turni e per chi sta in malattia o in ferie. Nella speranza che tutte le forze politiche ascoltino le nostre richieste e che siano di supporto per un vero rilancio dell'economia, senza lo schiacciamento dei lavoratori, saluto cordialmente ed auguro una buona serata. Lorica. Questo è uno dei tanti messaggi che si ricevono, ho voluto portarlo in testimonianza perché ci fa una richiesta, quindi era solo per mettervi a conoscenza. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Stefania, io ho lavorato 13 anni col commercio ma come dipendente, 13 anni d'inferno. Contratti ci fecero, ci cambiarono il contratto, ci obbligarono a fare un contratto domenicale. La domenica ci veniva pagata al 30%, non in più, al 30%. Ci obbligavano a lavorare 13 ore di domenica con 20 minuti di pausa. Però quando ci opponevamo a questo, ci dicevano, beh, o lavori o ti licenziamo. Non è che c'erano tante opzioni di scelta, dice comunque riposi durante la settimana. Io mi ricordo, quando ero piccolina, che le attività commerciali, i negozi, erano chiusi il giovedì pomeriggio e la domenica. A parte se mi guardo intorno, non credo che ci siamo tutti morendo di fame, perché tutti siamo belli in carne, quindi vuol dire che abbiamo tutti la possibilità di mangiare. Poi, mi dispiace che la consigliera non ci sia, perché casomai poi mi darà un consiglio come fa lei a avere tre lavori, perché io non riesco neanche a averne uno. Comunque, per quanto concerne pizzerie, ristoranti, quello non è commercio al dettaglio, quella è anche un'attività ludica, per dare la possibilità a chi lavora durante tutta la settimana di poter andare a mangiare insieme in famiglia, anche la domenica a pranzo, ma purtroppo non si può, perché c'è gente che lavora la domenica a pranzo. Allora mi rivolgo anche, purtroppo non ci sono qui, le persone che stanno al Senato, alla Camera, che fanno tutte queste belle votazioni, per noi che cittadini che ci aiutano, loro che si permettono anche un martedì di aprire la Camera alle 16.30, alle 16.35 di chiuderla, come si possono queste persone arrogare il diritto di decidere se noi la domenica possiamo o non possiamo stare in famiglia? Io mi ricordo da piccola, mi vivevo la famiglia, mio padre mi portava in giro per Roma, mi faceva conoscere Roma. Adesso i bambini conoscono solo ed esclusivamente i centri commerciali. E questo grazie alla politica degli ultimi anni, che ci hanno tolto tutti i diritti. Quando normalmente, se si lavora di meno,
anche percependo un po' meno di stipendio, abbiamo più tempo libero anche per andare a spenderlo e rimettere in moto questa economia che ci è stata distrutta. Spero che questa cosa che ha fatto oggi il Consiglio arrivi al Comune, arrivi alla Camera, perché siete voi che date voce ai cittadini. Grazie. Beh, abbiamo dato voce ai cittadini, io penso che siano stati interventi di un certo valore, assolutamente, condivisibili al massimo, che dire, veramente che dire. E non so se ci sono altri interventi, qualcuno vuole cogliere l'opportunità, comunque sicuramente siete stati molto apprezzati. Signora, sì, lasciamo parlare anche lei, assolutamente, per carità. Buonasera a tutti, sono una dipendente di Metro Cash & Carry. Sono dipendente da Metro Cash & Carry da 33 anni. E vi racconto in breve quello che succede e quello che è successo negli ultimi anni. Allora, fino a 15 anni fa la metro era chiusa anche il sabato pomeriggio e la domenica. Adesso la metro Cash & Carry, a differenza dei centri commerciali, dell'outlet e cose varie, è sempre aperta dalle 6 la mattina alle 22 di sera. Noi ormai, come dipendente, do una battuta, il nostro amore, il nostro compagno, la nostra compagna ce la troviamo sul posto io lavoro, perché soltanto lì la possiamo vivere quotidianamente, perché fuori la famiglia non c'è più. E che dirvi, si lavora, che poi parliamo del commercio, ma dietro il commercio, che è la categoria più grande d'Italia, ma non è soltanto il commercio, dietro al commercio ci sono i servizi, c'è il turismo come categoria, no? Perché c'è la ditta delle pulizie che insieme a noi lavora. Come, non parlo soltanto di Metro Cash & Carry, ma posso parlare di tutti i centri commerciali, per cui noi non abbiamo più una vita sociale. La domenica ci viene pagata al 30%, vuol dire che noi lasciamo la famiglia, ci mettono in turnazione la domenica, 6 ore di lavoro per 10 euro. Non mi sembra una cosa giusta, sono felicissima di essere stata qui e anche di intervenire, e che questa cosa speriamo che va avanti e che decidono per la chiusura domenicale, perché anche noi abbiamo diritto di stare a casa la domenica. Grazie.